Gentili Giorgia Meloni e Elly Schlein, oggi in un lago vicino a Pordenone è stato trovato il corpo di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa la settimana scorsa assieme a Filippo Turetta, il suo fidanzato e con ogni probabilità il suo assassino. Un ragazzo di 22 anni a cui il successo di Giulia aveva dato alla testa, non sopportava che all'università lei andasse meglio di lui, perché non c'è solo l'indipendenza sentimentale di una donna a far impazzire un uomo possessivo e smanioso di controllo, ci sono anche l'indipendenza economica e sociale. In altre parole, non solo ti voglio tutta per me, ma ti voglio anche inferiore a me. Dall'inizio dell'anno i femminicidi in Italia sono stati già 78. Siamo di fronte a un'emergenza nazionale che va avanti da decenni, mi verrebbe da dire da secoli. Ho visto, come voi, il bellissimo film di Paola Cortellesi che racconta la condizione di sottomissione in cui vivevano le donne nel nostro paese negli anni 40 del secolo scorso. Ecco, da allora molte cose sono cambiate, sicuramente sono cambiate le donne, ma gli uomini? Non tutti, non del tutto, non abbastanza. Ci sono almeno due cose da fare subito. Uno, inserire corsi di educazione sentimentale, sessuale, affettiva, chiamatela come volete, nelle scuole, perché di certe cose non si parla a casa con i genitori che, come il papà di Filippo, o non vedono o non sanno. Due, prevedere la possibilità di fermare, di bloccare i persecutori pericolosi anche quando non hanno ancora trasformato le loro molestie, purché naturalmente ripetute e ossessive, in violenza. Queste riforme sono ferme al Senato perché molti parlamentari le considerano esagerate. Ecco perché mi rivolgo a voi, Meloni e Schlein, capo del governo e capo dell'opposizione. Litigate pure sul premierato forte, litigate su Tolkien, sull'Albania, su quello che volete, ma sulla violenza contro le donne no. Perciò approvate subito quelle riforme e approvatele insieme. In altre parole, Roberto Vecchioni e Maurizio Landini dopo la pubblicità. In altre parole, buon sabato sera a tutti. La notte del sabato prende colore solo grazie al cantaprofessore Roberto Vecchioni. Poeta. Eccoci qua. No, voglio togliere del tempo alla lezione per dirti che mi sono commosso al tuo prologo. È stato bellissimo. Sì, no, bellissimo. Ti ringrazio, ma nel senso che l'avrei fatto volentieri a meno. Francamente, non so tu, ma io veramente, possiamo dirlo, da uomo a uomo, mi sento, non so se più arrabbiato, rassegnato, cioè non cambia niente, no? È offesa la mia umanità, il mio sentire che l'uomo dentro, se non ha un po' di femminile, non è veramente un uomo. Dopo sentiremo anche, parleremo a lungo ovviamente del caso di Giulia Cecchettin. Allora, è stata una settimana che si è conclusa con questo delitto terribile, ma è stata una settimana di aggressioni verbali continue, di polemiche. Non so se possiamo mostrare un collage di titoli della settimana con dentro la parola e polemica. Ormai tutto è polemica su tutto. La polemica naturalmente principale è stata quella tra Matteo Salvini e Maurizio Landini a proposito del diritto di sciopero, e ne parleremo tra pochissimo. Ma la polemica è nata dall'inizio del sempre, da Adamo ed Eva. Dall'antichità, però polemizzo anch'io, nel senso che oggi come oggi c'è una tal complessità di egoismi intellettuali per cui in questo baratro economico, spirituale in cui siamo non si viene mai a un punto d'accordo. È tremendo, è palpabile questa situazione. Se tu dici ognuno rimane sulla sua posizione, no, senza... non c'è storia. Cioè, cos'è la storia? La storia è qualcosa che si muove. Oggi siamo senza storia. Come si muove la storia? La storia si muove con una tesi, un'opposizione a questa tesi e una sintesi. Oggi non esiste questo.
ci sono tutte tesi e non c'è nessuna controtesi o sintesi. Cioè tutte anche le opposizioni fanno tesi, non fanno una controtesi. Quindi è un momento... Quindi un dialogo tra sordi, nessuno ascolta neanche inutile. Più. È antichissima la situazione, perché il polemos... Ecco, da cosa nasce la parola polemica? Ti faccio una lettera incomprensibile, è una fricativa. Non fa non è una piccola, cos'è? No, vabbè, è lunga da spiegare. No, come l'hai chiamata? È una fricativa. Una frittatina, non ho capito. Ho capito, una frittatina. Cos'è? Sì, è una lettera che poi muta nel tempo della storia. Questa è una fricativa sorda. Ah. Ci sono anche tantissimi altri tipi di fricative. Di solito la fricativa si muta in F o in S. Questa si muta in P. In P. Ed è la polis. Polis, la città. La polis, che sai benissimo che è la città. Dici, cosa ha a che fare la polis con la polemica? Invece no, ha a che fare come. Ah. Perché in realtà le prime discussioni, i primi litigi avvengono quando c'è la città. Certo. Perché in campagna con i re, eccetera, non succedono. Ma siccome ci sono diverse idee sulla politica, la polis è proprio il centro della battaglia e della polemica. Polemica. E come si passa da polis a polemica? Polemos. Uh-huh. Questa è la polemica. Polemica di tanti tipi. Polemos è un dio per i greci. È un dio della guerra. E io te l'ho segnata. Non a caso un dio appunto, aggressivo. Vedere. Guarda un po'. Wow. Guarda cosa ti ho fatto. Mamma mia, un applauso. Guardate che... Era dei tempi delle elementari che non vedevo una lavagna così. Pelo e contropelo ti ho fatto. Allora. Da dove nasce la guerra, il male? Nasce dall'ubris. Cos'è l'ubris? È quando una nazione o una persona si sente più importante delle altre, ha più alto, voi non siete niente, io sono tutto, vi schiaccio. Oppure addirittura da due ubris. Cioè, io non so, sono io, meglio io, meglio io, meglio io. E nasce la dea discordia. Quindi dall'arroganza arriva la discordia. Sì, arriva la discordia. La discordia ha due possibilità. O si trasforma in sintesi. Che è quello che dicevi tu prima. Quello che dicevi prima. E quindi la pace. Oppure. Sintesis in greco. Oppure diventa spirito della guerra. Non la guerra. Polemos è lo spirito della guerra. Perché la guerra in sé, quella materiale, archi, frecce, eccetera, botte, è questo. E la conseguenza dello spirito. Ma è questo quello di cui parliamo noi. Perché polemos, che in latino, in greco viene dal verbo pallo e in latino è pello, hanno tutti e due il significato di scagliarsi contro, buttarsi, gettare contro. Cioè, ci sono, bella questa apofonia, eh? Sì. A, e O. La. È un'apofonia. Certo. Che abbiamo anche noi. Non è che l'apofonia sia una cosa strana. Per esempio, O. Avevo e sai che in questo momento a casa ci sono parecchie persone che stanno andando su Google a vedere cosa vuol dire apofonia. Avevo e mi cambio di vocale in una radice. Io non ho dietro il telefonino, quindi non posso, quindi lo so benissimo cosa vuol dire apofonia, non me lo chiedere. Polemos è la guerra distruttiva, cioè quella cattiva, quella brutta. Infatti lui è il marito di Ubris. Quando gli dei si devono sposare, lui sposa Ubris, cioè l'arroganza, stanno sempre insieme. E in Virgilio addirittura, Polemos è messo insieme, Virgilio quando Enea scende agli inferi, Polemos è messo insieme alla discordia, a Eris. Quindi vedi che parentele che ha. Continuamente dice, si abbinano. Questo qui lo dice Esopo, la faccenda del matrimonio dice Esopo. C'è una bellissima commedia di Aristofane, che è un bello spirito allegro, in cui addirittura, la pace si chiama la commedia, sì. In cui addirittura Polemos sotterra la pace, che si chiama Irene, è Irene la pace, sotterra la pace perché non esiste più nel mondo, perché gli ateniesi e gli spartani si devono combattere dall'inizio alla fine. Quindi è purtroppo è un sentimento astruso, cattivo, che esiste nella consustanziale all'essere umano. Si può aiutare solo con la ragione, con l'intelligenza, con logos. Però appunto, io mi ricordo, i miei ricordi di liceale, Eraclito invece esaltava la discordia. Ma che bravo! Bravo! Ma voi veramente pensate che si... Lo leggo qui, no scherzo, questa la sapevo, è una delle poche che sapevo, perché sono appassionato di filosofia. Polemos di cui parla Eraclito è una contesa seria, vera.
non con guerra. È più simile a quell'altra, è tesi antitesi. È esatto, è una contesa perché il mondo è divenire. Quindi Eraclito, prima di Fichte e di Hegel, dice questo, dice che bisogna opporsi e superarsi. E quindi c'è bisogno di una contesa per andare avanti. Nel non far niente, nello star fermi, per questo mi sono emozionato quando hai detto a tutte e due, una di destra e una di sinistra, mettetevi insieme per questa cosa. Perché sarebbe oggi bellissimo che in una cosa così almeno si fosse d'accordo. Oggi Rossana ha già dato una sua disponibilità e speriamo che venga raccolta. Perché se no, sapete cosa succede? Succede quello che vediamo in questa clip, non so se possiamo mostrare le immagini. Davanti a Palazzo Chigi, l'altro ieri, il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, comincia a discutere in maniera polemica. Con un deputato della Vedova del Più Europa a proposito del tema della carne coltivata. E dalle parole si passa, guardiamo a che cosa. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Ma come si permette? Dare le spinte. Ecco la tua diretta. Ecco la democrazia. Uno ride, però poi questo è il livello, eh. Ma noi adesso alziamo il livello, Roberto, perché è il momento più atteso della serata, certo. La rubrica Roberto Vecchioni conosce tutti. Beh, e tu conosci il nostro invitato speciale. Beh, questo signore qua lo conosco sera da tanto. La Susanna Camusso me l'ha presentato. Nel? Tanti anni fa, quando lui non era ancora ovviamente nel ruolo che ha adesso. Uh-huh. E mi è stato subito simpatico, perché sbagliava tutti i congiuntivi, e quindi mi piacciono quelli che sbagliano i congiuntivi, e gli voglio molto bene. Queste proprio sono le cattiverie dei professori, eh? E noi quindi, no, non dico avete già capito chi è, perché sono molti che li sbagliano, ma lui ha imparato a dirli molto bene i congiuntivi. Collegato con noi, da San Polo d'Enza, c'è Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Landini. Buonasera, grazie per l'invito. No, adesso vuole farci una lista dei congiuntivi che vi siete scambiati lei e Salvini nell'ultima settimana. Ecco, volevo sapere, Salvini le ha telefonato ieri per complimentarsi per il buon esito dello sciopero? No, non ho avuto il piacere questa settimana di avere colloqui diretti. Sono stati tutti colloqui indiretti, diciamo così. Certo, tanto ci spostiamo noi, però. Senta, ma ecco, vediamo, ripercorriamo un po' i temi e le polemiche che hanno preceduto, no, la giornata di ieri. Quella principale è stata accusarvi di infissare gli scioperi sempre di venerdì. Cioè, Salvini ha detto Landini vuole fare un weekend lungo. No, questa è stata un'offesa ai lavoratori, alle lavoratrici. Questo vuol dire non conoscere che quando un lavoratore aderisce a uno sciopero, quel giorno rinuncia al proprio stipendio. Quindi fare uno sciopero è una cosa, è un atto, diciamo così, di conflitto, di lotta per sostenere delle proposte, delle idee, ma per chi lavora ha un costo, perché significa non essere pagati. E in un paese dove il 60% non arriva alla fine del mese ed è povero anche lavorando, raccontare che se uno fa sciopero sta facendo un weekend è un fatto. In più, credo che l'altra cosa che è scattata e che ha fatto poi alla fine funzionare ancora meglio lo sciopero, perché ha fatto scattare anche la rabbia, è legato al fatto che lo sciopero è un diritto individuale. Cioè ogni singola persona può liberamente decidere se aderire o non aderire a uno sciopero quando viene proclamato. Se tu limiti il diritto allo sciopero non stai mettendo in discussione Landini, Bombardieri, la CGIL, la UIL, che erano i due sindacati, stai mettendo in discussione la libertà di ogni singolo cittadino lavoratore di poter liberamente decidere e al limite di poter anche protestare. E lo sciopero è sancito, riconosciuto come un diritto nella Costituzione, non in una legge ordinaria. E
mi faccia dire questa cosa, sì, e poi l'ascolto perché è importante. Se è stato messo nella Costituzione è perché è stato riconosciuto che il singolo lavoratore da solo contro la sua controparte è debole, ha bisogno di potersi mettere assieme, di coalizzarsi. Se tu metti in discussione questo diritto, insisto, stai mettendo in discussione la libertà delle persone che lavorano di potersi coalizzare per migliorare la propria condizione. Questo è il punto. Quando però lo sciopero, Landini mi permetta, quando lo sciopero però riguarda il tema delicatissimo dei trasporti, c'è un'altra categoria di persone che entra in ballo, che sono gli utenti. Ecco, cosa dite voi agli utenti, che indubbiamente hanno avuto dei disagi, importanti? Allora, guardi, le dico questo, la legge che è stata fatta proprio per affrontare questo tema risale al 1990 e il sindacato, allora addirittura utilizzando anche il professor D'Antona, che adesso non c'è più, oppure il professor Carinci, che c'è ancora, lavorò per fare questa legge. Questa è stata non una legge decisa dal Parlamento. A proposito di tesi, di antitesi e di sintesi, quella legge è una sintesi perché fu fatta concordandola con il sindacato. E prima che si fosse e prima che venisse fatta questa legge, c'era un codice di autoregolamentazione, perché il sindacato, soprattutto nei servizi, ha sempre avuto a cuore che lo sciopero che fa deve anche tenere conto che non sta non producendo un pezzo, non sta non producendo un'auto, ma deve garantire dei servizi alle persone. E allora, tutte le volte che si proclama uno sciopero, intanto bisogna dirlo almeno 20 giorni prima, e poi anche quando tu proclami uno sciopero, una serie di servizi minimi sono sempre garantiti, proprio perché devi informarlo prima, e proprio perché, quindi, anche quando proclami scioperi c'è sempre qualcuno dei lavoratori che non lo fa, perché ci sono una serie di servizi minimi che vengono garantiti. Poi più tardi ne parleremo ancora, perché Roberto farà ci spiegherà il senso dell'etimologia di precettazione. Lei prima diceva dei poveri. Questa è una cosa in più. La precettazione è una cosa in più. Sì, perché la precettazione, e qui non solo mette in discussione il diritto di sciopero, ma deve essere chiaro, deve essere anche chiaro perché di fronte alla precettazione noi non abbiamo fatto forzature. Perché quando tu precetti, un eventuale danno non lo richiedi alle organizzazioni sindacali che l'hanno proclamato. Perché se fosse stato così, noi alla UIL avremmo mantenuto quello che avevamo deciso. Ma quando fai la precettazione, tu rischi, se un lavoratore fa lo sciopero uguale, che ci rimette lui, addirittura sul piano economico con delle sanzioni e sul piano penale. Per questo arrivare a un atto di questo genere è un atto contro i lavoratori, e soprattutto vorrei che fosse chiaro però, noi siamo arrivati allo sciopero a proposito di tesi e di antitesi, perché in questi mesi, in questo anno, il governo con noi non ha mai voluto discutere. Non c'è mai stata la possibilità di fare una trattativa. Sono leggi non discusse, e guardi che riguardino noi, perché quando parli di fisco, noi le paghiamo le tasse. Quando parli di salari, oggi i salari sono bassi, quando parli di sanità pubblica, quando parli di pensioni, quando parli di lavoro precario, stiamo parlando di cose che riguardano le persone che lavorano, i pensionati, i giovani che hanno bisogno di lavorare, mentre il governo ha scelto di non discutere con nessuno, e siccome alla maggioranza pensa di poter fare quello che gli pare. Così non va bene. Ed è per questo che lo sciopero è riuscito, è per questo che le piazze venerdì si sono riempite. In tutta Italia, siccome ci sono state tante manifestazioni, e ha riguardato solo il centro, perché il nord e il sud entreranno in sciopero nei prossimi giorni, da qui al 1° dicembre, vorrei dare un dato: non solo a Roma c'erano 60.000 persone, no, in 11 province e regioni che si sono mobilitate, 4 regioni, c'erano 150.000 persone che sono scese in piazza, oltre a quelle che hanno scioperato. Questo è il punto, io credo, importante, che dà l'idea, ed è una domanda che chiede al governo e alle imprese, che è il momento che debbono ascoltare e debbono, insieme alle persone che pagano le tasse, che tengono in piedi questo paese, di coinvolgerle, altrimenti stanno portando il nostro paese a sbattere. Questa è la cosa che noi dobbiamo disporre a aspettare. Ho detto Salvini. Allora,
Parlavamo di povertà, ha visto i dati dell'ultimo rapporto della Caritas che è uscito ieri, che sono sconvolgenti, perché la povertà cresce e cresce anche tra gli occupati, questo è il tema, cresce anche fra i lavoratori poveri, appunto, proprio perché lavorano, ma non arrivano alla fine del mese. Il salario minimo era la soluzione? Chiedo. Sì, era una delle cose da fare. Non era la soluzione in generale, ma era una delle cose da fare. Fissare, cioè, un salario orario minimo sotto al quale nessuno deve essere pagato è oggi un punto importante. Lo dico perché oggi ci sono paghe orarie, così uno capisce, paghe orarie, lorde, non nette, lorde, in cui uno è pagato 5, 6, 7 euro l'ora. E voi fate i conti, questo vuol dire... Qualcuno dall'estrema sinistra vi ha accusato di avere però sottoscritto come CGIL 22 contratti di categorie con paghe inferiori ai 9 euro. Intanto è vero e se è successo perché? Sì, è vero. Ci sono purtroppo contratti di questa natura. Ce ne sono alcuni che sono 7-8 anni che non si rinnovano. E cioè le controparti non accettano di rinnovarli. Secondo, generalmente questi contratti sono dei contratti nei settori più deboli, dove c'è più frammentazione, nei servizi, nel commercio, cioè nella vigilanza, cioè dove ci sono anche più difficoltà organizzative. Sa, fare i contratti non c'è un obbligo. Io posso presentare le piattaforme e le richieste, ma se dall'altra parte non fanno l'accordo o la forza attraverso gli scioperi e le mobilitazioni, o devo in un qualche modo fare i conti con questa situazione. E allora, in più, in questi anni, per dirla tutta, sono aumentati i contratti pirata. Lei ha detto ce ne sono 22 firmati da CGIL, CISL e UIL. È vero che hanno quella cosa che dice lei. Ma in Italia, in questi anni, negli ultimi 10 anni, sono stati firmati 800 contratti pirata fatti da sindacati che non hanno alcuna rappresentanza e che vengono usati di volta in volta per abbassare i salari e i diritti. E noi stiamo chiedendo che oltre al salario, certo, noi stiamo chiedendo che oltre al salario orario minimo da fissare debba essere fatta anche una legge sulla rappresentanza, in modo che si dica che i contratti, per essere validi, debbono essere firmati da sindacati a cui viene misurata la rappresentanza in termini di iscritti e di voti. I lavoratori coinvolti debbono avere la possibilità di votare per approvare quei contratti e quei contratti debbono diventare erga omnes, come si dice, cioè avere un valore di legge in modo da stabilire che non ci può essere nessuno sotto al quale può essere pagato o avere diritti inferiori a quello sancito dai contratti. Questo vuol dire cancellare anche i contratti pirata. I famosi contratti pirata, famigerati. Nella legge sulla rappresentanza, nel salario orario minimo, questo governo li vuole fare e in Parlamento si sta bloccando tutto. Altra critica che le hanno fatto, questa volta da destra, i giornali, diciamo, culturalmente vicini al governo, l'hanno accusata di prendersela solo con il governo e non invece con la grande imprenditoria privata. In altre parole, non con Stellantis, che starebbe smantellando il comparto automobilistico in Italia. È vero? Beh, io, se lei mi conosce, credo nella storia del nostro paese, se c'è in Italia qualcuno che non può essere accusato di non aver aperto una discussione su che cosa succedeva nel nostro paese a partire da quando si chiamava ancora Fiat e c'era amministratore delegato Marchionne, credo sia proprio la FIOM, la CGIL, il sottoscritto, o sbaglio? Cioè, noi e circa abbiamo cominciato nel 2010 nel nostro paese a dire che le scelte che venivano fatte in Italia sul settore dell'auto avrebbero portato questo paese a uscire quasi dall'auto. E da questo punto di vista noi non abbiamo cambiato idea e mi permetto di dire avevamo visto giusto. E tra l'altro mi permetto anche di dire che proprio qualche mese fa, a luglio, la categoria dei metalmeccanici unitariamente ha proclamato uno sciopero di tutta la categoria in Italia proprio per le crisi industriali a partire dai grandi gruppi Stellantis ed altri. Quindi queste mi sembrano, vorrei, la cosa vera è che in questi anni i governi che ci sono stati e la politica non ha affrontato questo tema, al punto che noi eravamo un paese che 10 o 15 anni fa produceva più di 1 milione di auto, oggi ne stiamo producendo la metà,
gli stabilimenti sono in cassa integrazione, addirittura oggi con Stellantis e con questi amministratori nessuno è stato in grado di convocare un incontro per discutere, per chiedere che cosa vogliono fare, e si continuano a dare soldi a pioggia alle imprese senza vincolarli in questa direzione. Quindi io credo che sia una cosa davvero importante in piedi e in terra, e questa critica va fatta a qualcun altro, non certamente non al sindacato e, diciamo così, alle lavoratrici, ai lavoratori, e mi permetto di dire tantomeno alla CGIL, alla PIO e al sottoscritto. Credo che ci siano le cose che parlano per quello che ognuno ha fatto. Io non sto dicendo di raccontare storie, basta benissimo essere coerenti con quello che abbiamo fatto. E detto la interrompo perché la prossima domanda la fa Sardoni. La fa, dillo tu chi la fa? A Sardoni, la nostra Alessandra, eccola. Non sapevo che parte di cercare. Qui. Comodati, certo. Cambiato posto. Buonasera. Eccoci, Alessandra. Allora, buonasera Maurizio Landini. Volevo chiederle se le è dispiaciuto che Elly Schlein e Giuseppe Conte non siano venuti alla manifestazione della CGIL, del sindacato, della UIL. No, non mi è dispiaciuto, anche perché entrambi i partiti hanno mandato ampie delegazioni di parlamentari e di dirigenti che sono venuti a dirci che entrambi i partiti hanno espresso la loro solidarietà. Dopodiché io ero assolutamente contento della manifestazione, perché sa, quando si proclama uno sciopero è importante che la piazza sia piena delle persone a cui è stato chiesto di scioperare, delle lavoratrici, dei lavoratori. E per gli incontri che abbiamo avuto in queste settimane, perché noi abbiamo chiesto incontro a tutte le forze politiche, tra l'altro proprio Elly Schlein e Giuseppe Conte, che abbiamo incontrato, oltre che altri partiti, ci hanno esplicitamente detto che intendono in Parlamento sostenere le proposte di modifica alla legge finanziaria che noi avanziamo in materia di pensioni, di diritto, strumenti di salari e tutto il resto. Perché non sono venuti? Perché dovete Alessandra? I giornalisti politici maliziosi, pensate che non che sono andati perché vedono in lui un potenziale. Che sia un po' potrebbe essere un po' concorrente, o magari che la sua piazza. Argomento che fa sempre arrabbiare Landini, però è nelle cose. No, l'abbiamo letto in tanti editoriali. No, Maurizio Landini si prepara a fare il leader della sinistra. Sono anni che va avanti questo tormentone, ma. Anni che dice di no, però. Sì, abbiamo scoperto. No, ma guardi, qui c'è un punto, secondo me, io ormai questa risposta la sapete, non so più, potrei cantarvela, ma è meglio Roberto Vecchioni. Sì, se vuole, Vecchioni le dà la nota. Non sono capace di cantare, quindi, però non so più come raccontarvela. Però io il punto che vedo è un altro, e cioè questa, diciamo, storiella che si racconta è un modo per non fare i conti con le proposte che come sindacati, CGIL, UIL in questo caso, noi stiamo facendo. È un modo di parlare d'altro. Noi abbiamo proclamato lo sciopero perché, ad esempio, noi chiediamo una riforma fiscale vera, chiediamo una lotta all'evasione fiscale vera. Siamo stanchi che le tasse le pagano i lavoratori dipendenti, i pensionati, e non si interviene per andare a prendere le risorse che ci sono con 110 miliardi di evasione fiscale, con la rendita finanziaria non tassata. E perché questo è un punto fondamentale? Perché oggi lì dobbiamo andare a prendere i soldi per investire sulla sanità pubblica, per investire sulla scuola, per fare cultura, per fare formazione, per fare investimenti. Non fare queste cose significa in realtà lasciare fare al mercato e continuare a peggiorare la condizione di chi lavora. E quando si dice, ma il sindacato fa politico, vuole andare, o addirittura i suoi dirigenti vogliono diventare dei politici, si sta cercando di sminuire quello che noi stiamo proponendo. Questo è il tema che io vedo. E dall'altra parte, mi permetto di dire, questa critica, ma il sindacato fa politica, vorrei dire una cosa. Sì, la fa da sempre. In Italia il sindacato confederale ha da sempre fatto politica, perché non si limita a tutelare la condizione nei luoghi di lavoro,
vuole garantire i diritti ai lavoratori come cittadini anche fuori dai luoghi di lavoro, e ci siamo battuti per la sanità pubblica, per la scuola pubblica, per nuove politiche. Vogliamo poter essere un soggetto che svolge anche una funzione politica. Perché? Perché rappresenta milioni di persone che lavorano, che pagano le tasse e che chiedono di essere rappresentati. Landini, ma è una funzione politica di queste piazze, anche diverse, ma insomma, le piazze del sindacato possono far cadere il governo Meloni, come accadde nel 94 con il primo governo Berlusconi, con le manifestazioni e le proteste di Cofferati, quando la CGIL era guidata da Cofferati? Cioè, questo governo regge le piazze? Guardi, questo governo ha una maggioranza in Parlamento e noi non ci siamo in Parlamento. E da un certo punto di vista questa maggioranza possono solo non mettersi d'accordo tra di loro. Non c'è qualcuno che oggi può cambiare la maggioranza in Parlamento. Gli elettori hanno votato, noi facciamo i conti con questa situazione. Allora, quello che noi stiamo chiedendo oggi, no, quello che noi stiamo chiedendo è un'altra cosa. Quello che noi stiamo chiedendo è una cosa molto precisa. Se uno ha vinto le elezioni e ha la maggioranza in Parlamento, questo non vuol dire che può fare quello che gli pare senza discutere con nessuno e cancellare la rappresentanza sociale. Perché noi rappresentiamo anche quelli che hanno votato questo governo o questi partiti. Perché noi rappresentiamo tutte le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, i pensionati e i giovani. E stiamo chiedendo, cosa che non sta avvenendo, di cambiare la politica economica e sociale del governo, proprio perché sta portando il paese a sbattere. Noi chiediamo che si sviluppi questo livello di contrattazione. In più, se il governo addirittura mette in discussione i diritti fondamentali delle persone, a partire dall'attacco al diritto di sciopero, addirittura se vuole andare a cambiare la Costituzione introducendo l'autonomia differenziata e quindi aumentando le diseguaglianze in questo paese, o se addirittura pensa di mettere in discussione l'autonomia della magistratura, cioè cambiare i fondamenti della democrazia del nostro paese, è chiaro che noi pensiamo che è necessario mobilitarci per difendere, per svolgere questa funzione. Quindi il mio problema oggi non è quello se cade o non cade il governo, il mio problema oggi è se cambiano le politiche economiche e sociali che questo governo sta facendo, che sta penalizzando il mondo del lavoro e i pensionati. E dall'altra parte... La interrompo... La interrompo perché dobbiamo andare in pubblicità, ma restate lì, resti lì anche lei, perché fra breve vi mostreremo una storia che insomma vi racconta davvero tante delle cose di cui stiamo parlando questa sera, la storia di un pensionato che deve inventarsi una vita per arrivare alla fine del mese. Ne parleremo con Landini, con Vecchioni, con Alessandra Sardoni, e ci stanno per raggiungere Stefano Massini e Cristiana Capotondi. Fra un attimo, restate lì. In altre parole, bentornati, guardate chi ci ha raggiunto, Cristiana Capotondi. Ciao Cristiana. Buonasera. Come si dice sempre, un'amica di questo programma, lei è proprio un'amica da tanti anni. E Stefano Massini, che ha esordito in TV con noi. Ah già. Pensa, ciao, buonasera. Alle tante colpe che ho nella vita, anche questo. Sì. No, sono così. Verrai punito dagli dèi per questa davvero cosa. Felice di avere Stefano qua stasera con noi. E adesso la parola a Roberto Vecchioni, perché ci devi spiegare la... Parola precettazione. Precettazione. In realtà oggi è un traslato, oggi ha tutto un altro significato. Oggi significa... Guarda che Maurizio Landini ti ascolta e si dice qualche cosa sbagliato. No, Maurizio lo sa. Oggi significa obbligo all'obbedienza per i lavori necessari. Oggi ha questo significato, ma in realtà l'origine è tutt'un'altra. E lui l'aveva capita l'origine. Lui ne ha parlato prima. Lui l'aveva capita. Viene da latino, ovviamente, prae capio. Cosa significa? Significa prima prendo. Prendo prima. Il verbo latino è precipio, praecipio. Cosa significa questo prendo prima? È molto semplice. Significa che io ti frego prima che tu fai una cosa. Io rido perché sto pensando che Landini andrà a fare questa lezione a Salvini con la lavagna. No. Immagino che scrive precapio. Ma lui... Adesso prende appunti, Maurizio. Poi va lì gli fa la lezione. Vabbè, Maurizio ha detto una cosa giustissima. Ha detto: noi dobbiamo dirlo 20 giorni prima che facciamo questa cosa qua. Quindi loro hanno tutto il tempo di fregarci. E così è. Cioè, perché in realtà cosa significa questo? Significa anticipare. Precipio significa prendere la palla al balzo e anticipare. Io so che cosa tu vuoi fare e ti frego.
Ecco cos'è il senso del precetto. Ah. Questo è, ha ragione Maurizio, tu dici, non ha ragione il vocabolario. Ragione è la fregatura. Tu dici, va bene. Hai capito, professore. Maurizio? È vero, è così, Ti abbiamo fregato, cioè ci hanno fregato. Ci hanno fregato. Per modo di dire, dai. Senti, non farti precettare più. Tieni duro. Adesso mi state scambiando messaggi d'amore. Va bene, Roberto. Io ti saluto perché... Dici. Per un po' di tempo devo andare a prendere un mio amico carissimo, uno dei miei amici più cari, e te lo porto qua. Perché più tardi parliamo di Sinner, vi do solo questo indizio, poi il resto non ve lo dico. Parliamo di Sinner? Sì, sì. Più tardi? Sì, 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 ci sarai anche tu, sì, dopo. C'ho una carotina. Una carotina. Sì, avremo infatti, non ti dico di più, avremo proprio le carote. Ciao, grazie, arrivederci. Ciao, a dopo. Adesso, Landini. Io veramente la invito, come invito voi, a seguire questo servizio della nostra Laura Buonasera, che veramente, vi assicuro, vi colpirà, perché ci racconta davvero un pezzo di questo paese che c'è, di cui non parliamo mai. Questa è la storia di Mario Preite, un pensionato di 67 anni che vive, cioè non vive, con una pensione minima di 500 euro al mese, e per racimolare qualche euro in più vende mazzi di fiori ai passanti e nei negozi di Lecce. Ed è lì che la nostra Laura è andata a incontrarlo. Guardate. Quando ero più giovane, onestamente, alla pensione neanche ci pensavo. Scuola non ho fatta tanta. Eravamo una famiglia povera e sono andato al nord, a Bergamo, a lavorare. Avevo 16 anni all'incirca. Buongiorno, amico mio. Belle margherite. Belli. Straordinarie. Sì, ok, grazie. Ho fatto il garzone per un anno e mezzo e in una macelleria, e poi ho fatto sempre il cameriere. Grazie. Ciao, grazie. Io lavoravo al ristorante, si chiamava Ristorante Pio. Era talmente importante che lì andavano attrici, giocatori, Mario Carotenuto, Maria Angela Melato. Addirittura ho ordinato un tè, il suo camerino, Maria Angela Melato, sì sì. L'ho mangiato di lusso quando facevo il cameriere. La carne, il pesce, addirittura l'aragosta ci potevo mangiare. Che bei ricordi. Riprendevo 800.000 lire. Signora mia, come stai? Ma allora, onestamente, le 800.000 lire che prendevo io erano soldi, Cioè, senti che c'è. Margherite straordinarie. Non belle, straordinarie. Ma non mi piace. Aspetta, so quello che ti piace a te. Allora, sai quello che mi piace. Va bene, non ti preoccupare. Quando ci vediamo? E con le mance, non dico che prendevo un altro stipendio, ma quasi. Sì, sì. Ciao, buon lavoro, ciao. Grazie a te, ciao. Lì per lì vivevo abbastanza dignitosamente, insomma, ecco. Era tutto bellissimo. Quando sono tornato al mio paese, sono andato a verificare, no, quanti contributi avevo. Quando metto 12 anni, ho detto 12 anni. Qualche volta mi davano la busta paga, ma più dei mesi la busta paga non la vedevo. Però c'era bisogno di lavorare, alla fine non mi sono mai lamentato. Pensavo che al nord ci fosse più, diciamo, regole precise. La mia pensione è di 500 euro. Luce, acqua, spazzatura. Cioè, se non ti inventi qualche cosa, con 500 euro al mese non si può vivere, che non ce la fai. Cioè, è aumentato tutto, è aumentato, ecco perché uno non quadra. Come andiamo? Quello così. Mai arrendersi. Mai. Lo sai. Sempre lottare. È per quello che cerco di darmi da fare vendendo fiori in mezzo alla strada. Ci sono dei giorni che si riesce a guadagnare la 20 euro e dei giorni che magari purtroppo non si guadagna nemmeno quella 20 euro. Sì, grazie. Quando vado in giro, che arrivo
ai negozi, la verità, mi vogliono bene, anzi, ti dico la verità, mi aspettano. Cos'hai? Delle margherite bellissime, stupende, dai, doppie. Quelle chiare, quelle sono mie. C'è stato il periodo quando mi sono ammalato, mi sono preoccupati. Buongiorno. Meglio? Beh sì, a quel momento lì non mi ricordavo nemmeno la... cioè avevo perso persino la memoria. Quando perdi 10 giorni da casa e non ti entra una lira, le spese sono sempre quelle, anzi. Buongiorno, come va? Bene, come stai? Ma dai, ci difendiamo, dai. Ho portato delle margherite stupende. Le prendi tutte? È da luglio che sento che devono aumentare le pensioni. Non ci vado più a votare. Basta, basta. Io sono un grande lavoratore. Quella che sto facendo io è sopravvivenza. 6 euro e 30. Anche per oggi è andata, dai. Io piuttosto di stare lì a fare delle file per il sussidio, il pacco, preferisco, fino a quando le gambe mi reggono, andare a Lecce a vendere fiori. Quando ti siedi, ti mangi un piatto di pasta, già me lo son meritato. E quella per me è la cosa più importante. Beh, insomma, grazie a Laura e grazie a Mario Preite. Io non so, Mario Preite, a me queste storie fanno una rabbia. Cristiana, anche perché questa potrebbe... è la vita reale, quella di cui non parliamo. Sì, infatti ormai. Potrebbe essere un nostro parente, una persona che conosciamo, una persona che ci è vicina. Lui ha un cordone umano perché vive in un piccolo centro, ma immaginate questa storia in una grande città. E comunque al di là del lato economico, noi siamo un paese che sta invecchiando molto, generazioni che non stanno facendo figli. Il futuro in questo paese, secondo me, è ragionare, ma ieri, non oggi, su politiche per la terza età, ma nessuno lo sta facendo ed è un... ci troveremo a vivere in un dramma, perché anche se c'è un quid economico, diciamo, maggiore rispetto a quello che ha Mario, comunque non ci sarà la possibilità di avere degli aiuti, perché appunto i figli non ci sono, quindi bisogna proprio ragionare ad una politica sulla terza età che prenda in mano questa parte di vita che diventerà sempre più lunga e che però non ha assistenza. Noi siamo assistiti fino ai 26 anni perché entriamo nel percorso scolastico, dopodiché c'è il mondo del lavoro e dopodiché nulla, il nulla. Vero. È vero. Sto aspettando che si riconnetta Landini, perché con lui questo tema poi si collega a quello del lavoro nero. Quest'uomo, avete sentito, ha avuto contributi pagati solo per 12 anni. E tra l'altro questa settimana è uscita la notizia che per la prima volta in Italia, un record di cui non andiamo orgogliosi, una parte dell'Italia, il sud, per la prima volta il numero dei pensionati ha superato quello dei lavoratori. Penso sia una cosa unica in Europa, credo. Cioè, siamo arrivati, al nord rimangono ancora un po' più sui lavoratori, ma non di tante unità. Stefano, quest'uomo ha detto non vado più a votare. Ecco, la democrazia senza lo Stato sociale, senza il welfare, senza quello che dice Cristiana, cioè senza delle reti di sostegno, la democrazia muore, cioè non ci crede più nessuno se non c'è. Sai cosa mi viene in mente da quello che hai appena detto, no? Mi viene in mente che poi alla fine, ascoltandoti parlare, pensavo che stranamente ci sono un sacco di colori che sono collegati sempre al non raggiungere la fine del mese, essere in rosso, essere al verde, è vero, essere pagati al nero. Allora mi piacerebbe che la politica finalmente si inventasse un nuovo colore, che fosse magari il, che ne so, il blu oppure il giallo canarino, che fosse lavoro e diritti. Perché alla fine, quando una persona viene pagata nei contributi soltanto per 12 anni, non è soltanto una furbata, è una mancanza di rispetto della dignità. È una parola che si dimentica continuamente, è una parola che non va di moda, Massimo, la parola dignità. Ma è una parola che
dovremmo riscoprire e riprendere nettamente nel nostro dizionario comune, nel nostro dizionario d'uso, nei nostri colloqui giornalieri, la dignità. Che cos'è più bello che difendere la propria dignità? E sul lavoro è scomparsa, è la grande assente la dignità. Sai che ragionamento, lo vedete tutti i giorni, ci sono le risse se qualcuno ti colpisce nel tuo orgoglio, no? Se uno ti dice qualcosa per strada mentre guidi, sei pronto, e poi invece ci facciamo calpestare la dignità più profonda, come sì, in questo caso. Aggiungo anche un'altra cosa, che vedendo il bellissimo servizio mi veniva in mente che questa è una storia un po' antica, è una storia un po' ottocentesca, il fioraio, le margherite, la povertà. La povertà è una cosa che ci sembra sempre far parte dei film, no? La povertà con dignità, Charles Dickens, con grande dignità però. Ci sembra sempre che sia una cosa antica la dignità, la dignità e la povertà. E invece, come vedi, è possibile nel terzo millennio essere poveri, solo che la povertà non va di moda. La povertà oggi è la grande rimossa, no? Sì. Non viene raccontato, si simula. Ma raccontiamo con i numeri, i rapporti. Esattamente. Cioè il 70% esatto. Sono numeri. Poi c'è Mario. Allora sì, che sono storie, cosa. Storie esatto. Di persone. Davvero, poi si può fare qualsiasi ragionamento per cercare appunto anche politicamente di trovare una soluzione. Però poi sono le persone, la vita delle persone. E questo è un uomo che peraltro ha detto in maniera molto semplice nel servizio che lui aspettava la busta paga, quindi lui era convinto in buona fede di lavorare e di essere collocato ogni giorno, ogni mese per il lavoro che faceva. Poi c'è una parte di paese sicuramente che decide ed è una scelta di fare il nero e allora magari poi dopo ognuno lavora per la propria coscienza, nel senso, però questa è anche una persona che ha subito una truffa da un datore di lavoro, sì. Da qualche parte, no? Perché appunto poi scopre che ha 12 anni di contributi, mentre la parte di paese che decide da lavoratore di accettare il nero, allora lì poi bisogna ragionare se quel lavoratore lì è messo anche nella condizione di poter denunciare quel datoriale oppure no, certo. Di poter scegliere se accettare o non accettare. Allora anche qui perché magari c'è il ricatto, perché c'è il ricatto, anche qui la politica evidentemente dovrebbe intervenire affinché non capitasse. Chiedo Lumi. Non abbiamo ancora il collegamento con Landini, no, mi spiace perché... È un vero peccato, sì, perché il era tema proprio del lavoro su questo nero, tema proprio, che lo volevamo sentire, parlare proprio di questo tema e di questa vicenda delle pensioni, che appunto al sud ci sono più pensionati che lavoratori, naturalmente non i lavoratori nero, parliamo dei lavoratori dichiarati. Poi lo volevamo coinvolgere nel tema che a questo punto direi di cominciare a trattare noi, perché è la vicenda di cui si parla da questa tutta la settimana, ma oggi in particolare. Ovviamente man mano che andiamo in onda prendiamo nuovi particolari sulla fine tragica di Giulia Cecchettin. Si è difesa fino all'ultimo, è stata colpita con delle coltellate, ha cercato di salvarsi e invece diciamo il suo assassino l'ha uccisa a pugnalate, coltellate e poi è finita dentro il lago. Ecco, io Stefano parlerò, poi voglio solo ascoltare certo. Cristiana e Alessandra. Invece prima lo chiedo a te proprio da uomo a uomo. Io l'ho detto prima all'inizio della trasmissione, ma io sono proprio arrabbiato. Sono arrabbiato con noi, cioè, ma perché siamo ancora così? Non tutti, lo so, però com'è possibile che ancora oggi dobbiamo dire che la donna non è una cosa che di tua proprietà, porca di una miseria, ma com'è possibile? Dobbiamo fare i corsi di educazione sentimentale, ma facciamoli anche in televisione, diciamolo. No, io non voglio più sentire canzoni dove dicono tu sei mia, io sono tuo, ma basta con questo linguaggio. L'amore è un paio d'ali, non è un lucchetto, maledizione a chi ha inventato l'amore come lucchetto. Non è un lucchetto l'amore, non è una cosa che ti tira. Ecco, tu che sei un uomo sensibile, attento a questo, no? Non ti senti quasi, e sei più arrabbiato o rassegnato? Ecco, vorrei capire da te. Allora, sono arrabbiato, sono rassegnato, sono impaurito anche. E sono impaurito perché, vedi Massimo, la riflessione che mi viene da fare personalmente è questa, che posso condividere con voi e provarci se non altro, perché poi sono argomenti molto complicati. Io quello che credo è che in questo caso, in particolar modo, ci sia, nel caso di Giulia, ci sia un elemento che colpisce molto, che qua abbiamo a che fare con dei giovanissimi. Abbiamo a che fare con dei giovanissimi e questo veramente mi riporta a quello che stavi dicendo tu. Hai usato un'espressione, Massimo, con la quale sono molto in sintonia, hai detto educazione sentimentale. Io credo che ci sia proprio anche bisogno di una educazione alle parole. Non voglio citare il titolo della tua trasmissione, però lo penso. Nel senso che, vedi, gli ultimi anni sono passati dentro una...
una grande sbornia collettiva per le parole scritte. Abbiamo imparato a dialogare sempre con parole scritte. I messaggi, le mail, i blog, tutto quanto avviene sempre per scritto. Poi succede che ti trovi dall'altra parte una persona in carne ed ossa alla quale non puoi scrivere parole che tu pensi, che correggi o che magari... Ma una persona in carne ed ossa che ti guarda, una persona che è un corpo, che è un'entità ed è diverso. Diciamolo ai ragazzi che ci stanno seguendo magari adesso da casa, parlare con una persona in carne ed ossa non è la stessa cosa che parlare con un nickname, con un avatar, con un'entità che non vedi. Guardate, quello che sta dicendo Stefano sembrerebbe una banalità, no, ma è una tragica. No, secondo me purtroppo è così. Per la nuova generazione è davvero. Quando poi arrivi diverso, con una persona in carne ed ossa che magari ti dice di no, che magari ti dice che non la vede come te, che non la pensa come te, che non sente come te, ci sono molte persone che purtroppo, catastroficamente, vanno in tilt, non riescono a gestirla quella cosa. E paradossalmente vanno alle mani, che sono l'unica cosa con la quale magari hanno il pensiero di aver dimestichezza. È una cosa tragica questa. Dovremmo riappropriarci delle parole, del dialogo, del dibattito e anche del dissenso. È bello riuscire a spiegare i propri sentimenti sapendo di non riuscirci, magari sbagliando le parole, però tentiamo di farlo sempre e insegniamo anche ai ragazzi assolutamente a spiegarsi e a spiegare con le parole, perché questo fa parte della vita di noi esseri umani. Quanto è forte, no, Massimo, quando cerchi di dire che cosa provi e le parole non ti vengono e magari dici delle cose sconnesse, però le stai dicendo, e spesso è amabile perfino lo sforzo di dire delle cose senza riuscirci. Piuttosto. Ecco, la mia sensazione è che non riusciamo più a parlare. Intanto per fortuna ci arriva Maurizio Landini, siamo molto curiosi di sapere quello che ha da dirci su questo, ma soprattutto quello che c'hanno da dirci Alessandra e Cristiana. Tra un attimo ci raggiungono anche Vito Mancuso e Dario Vergassa, restate lì con Maurizio Landini, continuiamo a parlare di Giulia Cecchettin fra pochissimo. Altre parole, siamo di nuovo qua, ci hanno raggiunti Vito Mancuso e Dario Vergassola e si è ripristinato il collegamento con Maurizio Landini. Stavamo parlando, che parteciperà anche io a questo tema di giornata, Cristiana, stavamo parlando del sì, caso. Sì, no, poi ne abbiamo parlato anche nella pubblicità con Stefano, con tutti. Il tema è anche che questi ragazzi, ma anche noi, mi metto anch'io nella difficoltà veramente del confronto con l'altro aperto, perché nel confronto aperto, quindi quello che non è oggi intermediato dallo schermo, dalla scrittura, comunque tu devi mettere necessariamente in discussione una parte di te stesso, comunque ragionare sull'ipotesi che una parte di te stesso sia fallace oppure no. Quindi costruire la tua identità giorno dopo giorno, e questo è molto spaventoso per i ragazzi, ma anche per gli adulti, devo dire. Però in tutto questo poi c'è anche un tema di frustrazione, perché il no, del quale parlava Stefano, è di difficilissima digeribilità, perché tendenzialmente poi educhiamo i nostri figli a che abbiano tutto, per lo più. E quindi anche lì non c'è l'educazione al no. Qui c'è un elemento anche in più, lo dicevamo nell'introduzione della puntata, cioè in questo caso la rabbia che avrebbe provocata da questo potenziale assassino, noi non diciamo ancora nulla perché ancora non sappiamo, però ci sono, diciamo, delle notevoli probabilità che ovviamente che sia lui, non è stata dovuta a un problema legato alla sfera sentimentale, ma alla sfera del successo professionale, cioè nella scuola, la ragazza andava bene a scuola, quindi l'idea di sopportare che la tua donna vada meglio di te, in un paese dove peraltro è... Mi rivolgo un attimo, Alessandra, se sei d'accordo, anche a Maurizio Landini, in un paese dove peraltro ancora le donne hanno una condizione di sperequazione economica notevole, però nei rari casi in cui la donna ha più successo del suo compagno, viene vissuto come una sconfitta, come una perdita di stima, di autostima. Insomma, il tema della parità salariale è lontano da venire ancora in Italia, in tanti luoghi, magari nel libero mercato forse meno, in altri paesi, ma qui da noi è ancora molto difficile che una donna guadagni quanto un uomo. Tendenzialmente la mentalità è che poi ti devi mettere da parte i soldi perché poi devi pagarle la maternità. Ti devi poi pagare, certo, questo è un altro tema. Landini,
così, da, non da sindacalista, ma da persona e da uomo, da maschio, come di fronte a vicende come questa, non sente anche lei un senso di sconfitta per tutti noi? Sì, io penso che dobbiamo essere molto più radicali nella nostra analisi, secondo me, perché io vedo un punto, i femminicidi non è un problema delle donne, sono gli uomini, siamo noi uomini che uccidiamo le donne e quindi oggi bisogna agire sulla cultura degli uomini, non sulla cultura delle donne. E da questo punto di vista io penso che qui ci sia proprio un tema di fondo da cui dobbiamo partire. Ma sono figli delle donne. Che riguarda appunto il cambiamento di una cultura ad ogni livello. E da un certo punto di vista penso che sarebbe necessario che ci fosse proprio una risposta anche degli uomini di mettersi a disposizione. Perché questa idea del possesso, cioè l'idea che tu puoi essere proprietario di un'altra persona, fino al punto di mettere in discussione la sua vita, io credo che sia davvero una cosa non più accettabile con cui in fondo fare i conti. Poi penso che ci sia un problema di aumento anche della violenza nei rapporti tra le persone e molto probabilmente questo individualismo, questa incapacità di relazione è l'altro grande tema che dobbiamo, credo, affrontare. Persona, da uomo, diciamo così, ma mi pongo il tema anche da un punto di vista sindacale, ecco. E lo guardo sia sul piano della proposta che noi dobbiamo mettere in campo, sul piano proprio di che cosa vuol dire cambiare questa cultura, non solo nella scuola ma anche nei luoghi di lavoro. E dall'altra parte, da ultimo, la cosa che veniva detta, e cioè oggi le donne nei luoghi di lavoro, dove anche lì ci sono problemi di molestie, in alcuni casi anche di questa natura, c'è proprio anche un problema che le donne sono anche più ricattabili, perché sono quelle che in molti casi hanno anche condizioni salariali peggiori, condizioni di lavoro anche peggiori. Ecco, lo interrompo Alessandro, oggi la politica, come sempre succede, sull'onda dell'emozione, degli avvenimenti, c'è stata un'accelerazione, ci sono riforme che dormono in Parlamento che adesso improvvisamente potrebbero assumere nuova vita. Che sta succedendo? Oggi abbiamo visto, intanto c'è stato l'appello di Elly Schlein e anche che è stato in parte proprio su questo, su un'educazione anche nella scuola, insomma su una serie di iniziative e un, diciamo, dei segnali di attenzione da parte di esponenti del governo, non direttamente Giorgia Meloni, però c'è stata anche la ministra Roccella, Valditara, che comunque hanno che è il ministro dell'istruzione, insomma hanno dato dei segnali di dialogo, però certamente è un problema enorme, è anche un problema, vorrei dire, anche una storia di cui ancora non sappiamo tutto, cioè la parte anche di, è una storia gravissima, tragica, però non so, per esempio, anche capire i segnali di un rapporto così malato, psichico, quindi capire anche dalla parte della famiglia di questo ragazzo che cosa si poteva capire, che cosa no. In questi casi è molto difficile. Che cosa è successo, tra l'altro, e in quale no, Dario, è difficile. Spesso è difficile una roba atroce. La croce su un genitore, perché spesso poi tutti abbiamo messo sui social. Paola Cortellesi diceva proprio quello: bisogna fare educazione nelle scuole, perché a casa spesso non si parla. No, ma poi è facile dire educa il figlio. Anche io dico: no, non state attenti alle figlie, no, prima educate i figli, che è giusto. Però a casa io ho i figli, ho i nipoti, mi rendo conto che è difficile capire poi cosa pensa, cioè specialmente un ragazzo la gestione familiare ormai è quella lì, non sai bene la gente cosa fa a casa uno c'è una schizofrenia, no, che uno non sai bene cosa ti rapporti. Io sarei terrorizzato da questo punto di vista qua, perché andare a cercare anche il discorso scolastico e tutto, però lì la cosa assurda è che chi non so ha visto un atto di violenza, io sono per non farmi i fatti miei, cioè io se per strada vedo una roba così io mi ci butto sopra con la macchina, cioè bisogna intervenire, non so come dire, bisogna intervenire, purtroppo non è facile, una roba è brutto, cioè non so, però una roba fisica. Nel tuo ultimo libro, che si intitola Non ti manchi mai la gioia, che è un titolo meraviglioso che dovremmo ripeterci tutti i giorni, parli delle trappole in cui rimaniamo imprigionati nella vita appunto quotidiana. Ecco, in quale trappola secondo te è rimasta inviscata questa ragazza? La ragazza e il ragazzo
Ma probabilmente la ragazza, io non ne so niente, no, ma probabilmente la ragazza è la trappola di chi non ha capito fino in fondo che si trovava di fronte, forse. E lui è caduto nella trappola la più pervasiva, la più terribile di tutti, che è la trappola dell'ego. Le vere trappole che ci imprigionano sono di tipo interiore. Io nel libro ne parlo, ci sono trappole esteriori, eccetera, ma il vero lavoro è questo. Qui abbiamo parlato, ho sentito tante volte la parola educazione risuonare qui. Beh, guardate, io penso che questa è un'emergenza. Noi non facciamo più educazione. Le nostre scuole non educano più, non c'è più educazione. Io ho sentito tanti professori dire che quando, professori e maestri, che quando il tema educazione viene toccata dalla sola parola, già ci sono delle rivolte da parte degli studenti, da parte dei genitori. Il mio figlio lo educo io. La nostra scuola consegna solamente istruzione quando va bene. Ma la differenza tra istruzione e educazione è decisiva, perché le parole, qui Vecchioni ha fatto le parole. Istruzione viene da instruire, struere vuol dire costruire, in vuol dire mettere dentro, educazione, educere, tirare fuori. Tirare. Allora nel primo caso io penso come lo penso un bambino o una bambina che arriva a scuola? Come una scatola vuota, certo. Nessuna interiorità, dentro la quale devo mettere una serie di istruzioni per farla diventare uno strumento in funzione di una struttura perché funzioni. Va bene? Noi li formiamo così i nostri ragazzi quando va bene. Non c'è più il discorso di dire chi ho davanti a me. Certo, per alcuni aspetti è una scatola vuota, l'inglese non lo sa, la matematica non la sa, ma dall'altro lato non è una scatola vuota, è un essere vivente, pensante, senziente, con sentimenti. Devo educare l'intelligenza, devo educare l'emotività, devo educarlo ai valori. E quindi tiro fuori. Quello che Socrate faceva a suo tempo lo chiamava maieutica, l'arte proprio della levatrice. Certo. E non lo fa più nessuno questo, la Chiesa non la fa più. Non lo fa più nessuno. La scuola non la fa più, le famiglie... E posso qualcuno dire che quando faremo questa educazione sentimentale... Mangi fuori col telefonino, tutti che guardano il telefonino. Quante polemiche, quanta gente dirà no, non bisogna farla. Già certo, ci sono in Parlamento ci saranno nelle scuole. Adesso io chiedo a Cristiana così di farci un regalo che dedichiamo davvero a tutti noi perché ne abbiamo bisogno. In questi momenti ci vogliono le parole di un poeta, anzi di una poetessa, Alda Merini, Il canto delle donne, dove tra l'altro, come sentirete, si parlava, perché i poeti sono anche un po' profeti, si parlava di una Giulia. Prego, Cristiana. Io canto le donne, prevaricate dai bruti, la loro sana bellezza, la loro non follia. Il canto di Giulia io canto, riversa su un letto, la cantilena dei salmi, delle anime mangiate. Il canto di Giulia aperto portava anime pesanti, la folgore di un codice umano disapprovato da Dio. Canto quei pugni orrendi, dati sui bianchi cristalli, il livido delle cosce, pugni in età adolescente, la pudicizia del grembo nudato per bramosia. Canto la stalla ignuda, entro cui è nato il delitto, la sfera di cristallo per una bocca magata. Grazie, grazie Cristiana. E vi ricordo che subito dopo di noi, dopo le 11:15, andrà in onda sulla 7 un'esclusiva, il docufilm di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi, proprio dedicato alla violenza di genere. E ora mi vorrei ancora ricollegare, prima di salutarlo, con Maurizio Landini, per fare un passo indietro, ma quanto tutto si tiene questa sera, alla storia del pensionato, che prima non siamo riusciti a commentare perché si era saltato il collegamento, perché quella è un'altra grande dramma del nostro paese che vogliamo vedere risolta, che è quella del lavoro nero. Lo riassumo per chi si fosse messo in collegamento ora: abbiamo raccontato la storia di un lavoratore pensionato pugliese che scopre dopo 40 anni di avere contributi solo per 12 anni e oggi per campare con 500 euro al mese deve vendere i fiori per le strade di Lecce. Ecco, questa è la piaga delle piaghe, Landini, questa del lavoro nero. Sicuramente sì, da un certo punto di vista mi consenta di richiamare anche un ruolo del sindacato. Se quel lavoratore si fosse
rivolto prima, perché ha detto che non aveva la busta paga, che non controllava. Ecco, una funzione anche dell'organizzazione sindacale coinvolta da un lavoratore è anche quella di intervenire quando queste situazioni ci sono. Ma lei sa che spesso ci sono anche datori di lavoro che ricattano, cioè non è così, non è così facile. No, ma io sto semplicemente, certo, anzi, le dico di più. Se c'è qualcuno che lavora in nero, vuol dire che c'è un datore di lavoro che lo fa lavorare in nero, perché non è il singolo lavoratore che decide di lavorare in nero. Quindi certo, c'è una responsabilità che riguarda come si colpiscono le imprese che fanno lavorare in nero e che non rispondono. E quindi come potenziano gli ispettorati del lavoro o come intervengono, da un certo punto di vista, anche con delle leggi sulla rappresentanza, e se becco persone che fanno lavorare in nero, non faccio lavorare l'azienda o intervengo in modo drastico in questa direzione. Quindi, premesso questa cosa, dico banalmente che una delle funzioni anche del sindacato, e quindi tra virgolette l'invito alle persone, anche quando sono in situazioni difficili, a rivolgersi alle sedi, ai sindacati, serve anche per affrontare questa situazione. Poi, naturalmente, se penso a quello che è successo in Italia, dico che in questi anni c'è stato un peggioramento, perché le leggi sulla precarietà o tutti i sistemi di appalti, di subappalti, di sottappalti o di finte cooperative che legalmente sono state messe in campo, sono una legislazione che hanno favorito un processo di svalorizzazione del lavoro e anche di lavoro illegale, perché questo è quello che in questi anni sostanzialmente è concretamente avvenuto. Ma se posso, e mi permetto di dire, è una anche delle ragioni per cui abbiamo proclamato insieme alla UIL lo sciopero, perché noi stiamo chiedendo di cambiare quelle leggi balorde che negli ultimi 20 anni sono state fatte, proprio che hanno precarizzato il lavoro e aumentato anche il lavoro nero. Perché un dato che viene fuori, guardate che noi abbiamo 120.000 giovani ogni anno che se ne vanno via dal nostro paese, vanno a lavorare all'estero perché qui sono sfruttati o non riescono sostanzialmente a realizzarsi, ed in particolare giovani che vengono dal mezzogiorno. Quindi io credo che qui ci sia un punto fondamentale. Grazie. Se potevo, volevo dire una cosa sui femminicidi. Non ho nulla da annunciare, ma voglio cogliere questa occasione per dire un punto. Avendo anche, lei mi ha chiesto come pensavo come persona, ma io mi sto ponendo anche il problema come sindacato, cioè il sindacato, l'organizzazione che rappresenta uomini e donne, cosa deve fare per affrontare questa situazione? E non ho una proposta, ma quello che voglio aprire anche al mio interno è una discussione, perché sto pensando anche a quali forme, per assurdo, di mobilitazione puoi mettere in campo per affrontare questo tema, sia che riguardano cosa fanno gli uomini. Io insisto su questo punto, sono gli uomini che fanno violenza, e quindi c'è un problema che riguarda proprio il cambiamento della cultura degli uomini, e dall'altra parte l'incamento anche delle donne. Provate a girare, provate a pensare. C'è stato in Finlandia nei giorni scorsi che addirittura le donne sono arrivate loro a proclamare un loro sciopero. Sì, no? Abbiamo raccontato. Provate a pensare se le donne si fermassero, cioè se le donne a un certo punto non facessero più quello che stanno facendo, compreso il lavoro. Si ferma il paese. Cosa succederebbe? Caro Salvini, ti do brutte notizie qui, altro che sciopero. Stiamo preparando. Si ferma il paese. Come si fa? Lo dico. Non è semplice, non è facile, vorrei essere tentato di dire, ma mi rendo conto che non si può continuare a ragionare come avviene, perché o intervenire dopo, quando è già avvenuto il fatto. No, è così. Quindi come faccio a prevenire? Come faccio a cambiare? Ma fatelo voi, lo so. L'educazione è una cosa. Voi uomini, voi uomini, fatelo. Chiara Capotondi dice che dovremmo scioperare noi. Dovete scioperare voi uomini, perché noi con la grazia di Dio andiamo avanti, lavoriamo, costruiamo, gestiamo famiglie. Guarda, vado in fondo. Quello che sto pensando è proprio la cosa che diceva lei. No, ma la voglio discutere anche all'interno, non so cosa pensano, ma da un certo punto di vista sto proprio pensando che non può essere semplicemente un'azione delle donne, sto proprio pensando che potrebbero essere gli uomini che non solo si operano, ma che addirittura in un qualche modo destinano una parte della loro retribuzione per sostenere i centri antiviolenza, per fare prevenzione, per fare cultura, per fare formazione anche sugli uomini.
ma non solo a scuola, nei luoghi di lavoro. Quando parlo di salute, sicurezza e di prevenzione, penso che ci sia un tema anche di questo genere. Allora, sento la necessità di aprire questa discussione. Va bene, no? Ma non possiamo. Sa perché? Io non lo so come finirà questo, quando si capirà modo. Ma guardate che se anche questo fosse un femminicidio, siamo a 103 donne che già quest'anno sono state ammazzate, non so se è chiaro. Cioè siamo di fronte ad una strage vera e propria che non sta cambiando, anzi aumenta, e che introduce anche la violenza nei rapporti tra le persone, anche giovani, che in questi anni si è determinata. Lanini, la interrompo perché comunque la ringrazio di questa proposta, la giornata oggi... Perché sento davvero questa necessità. Non si può continuare a vedere le cose e a non porsi il problema di che cosa ognuno di noi deve fare per cambiare questa situazione. Molto bene. Siamo tutti d'accordo. Su questo siamo tutti d'accordo. Ringraziamo Maurizio Landini. Siamo partiti parlando di sciopero dei trasporti. Siamo finiti lanciando l'idea di uno sciopero degli uomini contro il femminicidio. Mi sembra un passaggio doveroso. Grazie a Maurizio Landini per essere stato con noi in questa serata particolare. Grazie a Maurizio Landini. E adesso Stefano, tocca a te un compito difficilissimo. Scusami, vorrei chiosare dicendo che forse noi uomini, prima di scioperare, dovremmo fare qualcosa di molto più semplice, è molto più lineare, cioè in questo paese c'è ancora una forma imbecille di cameratismo per cui gli uomini tendono a difendersi a vicenda. Siccome nei posti di lavoro le molestie, le prevaricazioni nei confronti delle donne le vedono anche i colleghi uomini, se i colleghi uomini cominciassero ad andare in procura e denunciare i loro colleghi uomini che molestano o prevaricano, forse saremmo già a qualcosa che non è così grosso, ma sarebbe già una partenza. Quello che ti dicevo, come vedi una roba, devono intervenire... È possibile, secondo te? Devono intervenire gli uomini. Beh, però è quello che, appunto, anche questo caso, cioè se assisti ad una violenza, e al contrario abbiamo visto casi positivi qualche settimana fa, qualche giorno fa, comunque una donna è stata salvata dall'intervento di un vicino di casa, e le persone che comunque condividono, le aziende sono comunque, i posti di lavoro sono delle famiglie allargate, il senso di responsabilità nei confronti di chi ti è vicino, io penso che un principio di immedesimazione, io penso che tutti lo sentano, debbano sentire. La cosa che però poi dopo chiaramente è che ci sono anche lì delle dinamiche poi del gruppo, per cui la persona che si espone, la persona che va a denunciare... È il solito meccanismo. Se sia come dici, sai, sinceramente non lo so. Io purtroppo credo che sia molto peggio di come dici. Cioè che neanche si fa... Io credo che in molte aziende che tu chiami famiglie ci sia un meccanismo per cui se una nuova assunta o semplicemente una lavoratrice viene apostrofata da un collega in un determinato modo, gli altri stanno zitti dicendo: è simpatico, fa sempre così, ah guarda è uno ganzo, è uno forte. Guarda che non è il modo di concepire purtroppo il rapporto fra uomo e donna. Con questa dinamica un po' da taverna di quarto ordine è rimasta, il meccanismo da spogliatoio è rimasto. No, ma non è rimasto, è rinnovato, Stefano, perché è rinnovato, scrivi, ed è peggiorato. Tu scrivi delle cose, le parole le usi in un certo modo, ma la musica trap, ma l'avete ascoltata la musica trap? Certo, perché l'ascoltano gli adolescenti, la musica trap. Assolutamente. E la donna nella musica trap è trattata in quel modo. Sì, cioè, omosessuale. Ma di che ci sorprendiamo se un giovane di 22 anni considera una donna di 22 anni un oggetto tale per cui io ti tolgo la vita. E ora invece, scusate, vi interrompo perché vorrei, Stefano, portaci via per un attimo dagli incubi e portaci nei sogni, perché tu stai portando l'interpretazione dei sogni di Freud, ispirato agli scritti di Freud a teatro, stai sarai all'Argentina di Roma dal 5 al 21 dicembre, non so se possiamo vedere le immagini dello spettacolo, ecco, facci uscire un po' da questa atmosfera. E dici qual è un sogno che fai tu? Ma sai, questo è uno spettacolo in cui si prova a raccontare com'è che siamo arrivati a una cosa che per noi è ovvia. Cioè oggi per noi è ovvio pensare che i nostri sogni abbiano un significato, abbiano un linguaggio nascosto, no? Ma all'inizio, diciamo, del Novecento, fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, c'è stato un medico
che era specializzato nella cura dell'isteria, un medico di 35 anni, quindi era molto giovane, che per primo si è posto questa domanda. Come fanno i sogni a raccontare la nostra interiorità, la nostra, il nostro inconscio, i nostri meccanismi interiori irriferibili, tutto quello che per noi oggi è assolutamente scontato, che esista una censura, lui l'ha scoperto passo per passo. Ed è una storia bellissima, è una storia di piccoli passi, di incontri casuali, di sogni suoi, perché lui parte dai suoi sogni, parte dall'analisi dei suoi sogni. Oppure, che ne so, una cameriera che passava per casa, una persona conosciuta per caso a un ricevimento. Freud arriva passo per passo a costruire questa sua mappa sui sogni. È una storia veramente bellissima. E un tuo sogno qual è? Beh, ce ne sono molti, per esempio un sogno ricorrente è per esempio quello di camminare su una specie di ponte tibetano, sai, quelli sospesi, e rendermi conto soltanto a metà del ponte che non riesco ad arrivare dall'altra parte e che ho paura di tornare indietro. Questa per esempio è una... Sai che succede anche a me ogni tanto, ma sai quando mi succede? Quando penso a Saverio Raimondo, non riesco ad andare né avanti né indietro e c'è lui. Via tutti, è l'incubo della mia vita. Via questi sgabelli, forza, via tutto. Questo programma è stato appena precettato dal ministro Salvini, quindi fuori tutti, via gli ospiti, Capotoni, piedi, si porti via lo sgabello, mi raccomando. Bisogna andare via, in altre parole, dove dovete andare? Io resto, per forza, io devo controllare e voi ve ne andiate, io devo andare, devo controllare. Usa anche i congiuntivi adesso. Visto che roba, è incredibile, al contrario del mio sosia Di Maio riesco ancora a coniugarli. Vabbè, comunque, dovete davvero, partito, dovete abbandonare lo studio anche voi pubblico, altrimenti riceverete... Non vedono l'ora, diciamo. Immagino, sono nostri ostaggi. Comunque, non sto scherzando, altrimenti riceverete a casa come multa un libro di Gramellini, proprio una pena esemplare, quindi state attenti, è una roba grave. Lei, Gramellini, per esempio, non sciopera mai? Lei dice, per scioperare dovrei prima lavorare, certo, ha ragione, anche lei ha ragione. No, ma perché, nel senso, a me piacerebbe che lei scioperasse, perché così io potrei fare da Crumiro, capito? Io vorrei fare da Crumiro a quel punto. Comunque mi accontenterò per questa sera di boicottare questo programma. Come sempre. Tra l'altro trovo Vecchioni benissimo, ringiovanito, complimenti. Dicevo, vorrei boicottare questo programma con la mia solita rubrica, la 7x1, che sarei io, rubrica che però ha bisogno di essere sbloccata. Si ricorda la password? Sigla. Bravo! L'ha detto, l'ha detto! Allora. E questa settimana a San Francisco si sono incontrati il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello cinese Xi Jinping, bilancio del vertice tutto sommato positivo, nel senso che nessuno dei due ha bombardato l'altro, che di questi tempi non è poco. Anzi, fra i due leader mondiali ci sono stati vari segni di distensione, molti gesti diplomatici, fra i quali il ritorno dei panda cinesi negli Stati Uniti. Sì, perché a causa della tensione fra Cina e Stati Uniti, la Cina aveva ritirato i suoi panda dagli zoo americani, tutto vero. Questa settimana Xi Jinping ha deciso di restituire i panda agli Stati Uniti. Gli americani tutti contenti, i panda un po' meno, però i panda non hanno la bomba atomica, quindi chi se ne frega, a posto così. Questa settimana poi invece qui in Italia sono state assegnate le nuove stelle Michelin. Pensate, sono 33 i nuovi ristoranti italiani stellati. Ma fra questi, stranamente, non figura la Mensa Caritas, eppure il ministro per la sovranità alimentare Lollobrigida aveva detto pochi mesi fa che in Italia i poveri mangiano meglio dei ricchi. Sì. Eppure la Mensa Caritas non figura stellata, strano. L'ha ridetto, l'aveva detto. Chissà come mai. Vabbè, comunque, a proposito del ministro Lollobrigida, questa settimana è stato approvato alla Camera il divieto di produzione e vendita di carne sintetica in Italia, unico paese in Europa ad avere questo divieto. Ecco, il ministro dice di voler difendere il manzo tricolore. Ora, ministro, come vuole, però io fossi lei, il manzo tricolore non lo mangerei, perché secondo me se una carne ha tre colori è come minimo è avariata, cioè io starei attento, io non mi fiderei. Comunque, il vero evento politico questa settimana però è stato un altro, cioè l'inaugurazione a Roma della mostra su Tolkien. C'è andato lei? No, non sono ancora andato. Vado dopo, perché adesso era soprattutto una mostra aperta soprattutto agli esponenti di Fratelli d'Italia, perché sappiamo che questa mostra è stata fortemente voluta dal ministro San Giuliano e da tutta Fratelli d'Italia, tanto che l'inaugurazione è schierata
esonerato tutto il partito, compresa Giorgia Meloni, no? È andata all'inaugurazione. Giorgia Meloni, infatti, è una grande fan del Signore degli Anelli, al punto che in privato è solita chiamare il PNRR il mio tesoro, per dirvi quanto è fan, no? Ecco, ma questa non è l'unica iniziativa italiana dedicata al Signore degli Anelli, perché a Bucchianico, storia vera, a Bucchianico, in provincia di Chieti, siamo in Abruzzo, è in costruzione... Sai che storia vera, quello che hai detto fino adesso, però sa, si sconfina nel fantasy, con il Signore degli Anelli si sconfina nel fantasy, ma non così tanto, perché ripeto, in Abruzzo, in provincia di Chieti, è in costruzione una contea interamente ispirata all'opera di Tolkien. E allora, per parlarne, ci colleghiamo, infilo gli auricolari, ecco, ci colleghiamo con il suo ideatore, con l'ideatore fondatore di questa contea, Nicolas Gentile. Buonasera, dottor Gentile. Buonasera a tutti. Questo come minimo lo fanno già sottosegretario. Ma come minimo, ma infatti è questione di minuti. Dario dice che è già sottosegretario. Dottor Gentile, mi scusi, dove si trova lei adesso in questo momento? Nella terra di mezzo? Tutta l'Italia è una bellissima terra di mezzo, non mi trovo nella mia contea in questo momento in Abruzzo, mi trovo in provincia di Pesaro Urbino, a Cattiano, al birrificio del Catria, per un altro evento tolkieniano di portata nazionale bellissimo. Tutta l'Italia è molto attaccata a Tolkien. E ce ne siamo accorti. E senta, Gentile, ci parli un po' di questo suo progetto di villaggio tolkieniano, di che si tratta? Sto ricostruendo la contea degli Hobbit, che fisicamente si traduce nella... di queste casettine con la porta rotonda, questo villaggio molto fatato, in realtà anche un'accezione culturale e sociale, perché è un modo per tornare più a contatto con la natura e una socialità condivisa. E lo so, dite tutti così, ma avete ricevuto bonus da parte del governo Meloni, mi scusi? Io non ho chiesto nessun bonus e non ne ho ricevuto, ma ho ricevuto parecchi fondi da tutti gli italiani di qualsiasi classe sociale e politica, proprio perché è fatta da tutti quanti. E quando sarà completata questa infrastruttura, diciamo così? Diciamo che l'anno prossimo faremo il balzo in avanti, costruendo proprio le case dove poter ospitare le persone, e tra un paio d'anni, 2-3 anni al massimo, con l'aiuto di tutti, Contea sarà fatta. Quindi prima del ponte sullo stretto, è incredibile, avremo prima il villaggio di Tolkien del ponte sullo stretto, è una notizia. Scusi, dottor Gentile, l'Europa ha detto che l'Italia non può mandare gli immigrati in Albania perché è contro il diritto comunitario. Ecco, eventualmente Meloni può mandare gli immigrati nel suo villaggio Hobbit? La terra di mezzo, così come la contea, è un luogo per tutti, quindi perfetto, chiunque può venire. Problema risolto. Una domanda un po' nerd, dottor Gentile. Lei preferisce Gandalf il grigio, Gandalf il bianco, Crosetto? Gandalf il grigio, che è ecco, più umano. Bene, perfetto. Senta, dottor Gentile, un'ultima domanda, visto che è sabato sera. Ma lì, fra voi Hobbit, si rimorchia? Parecchio. Vergassola, andiamo lì. Grazie, dottor Gentile. Subito. E dopo questo momento, il Signore degli Anelli, restituisco la linea al Signore delle Vecchie, Massimo Gramellini. Grazie. Però Dario, è giusto. Che dici? No. Grazie Saverio, ma è giusto che si sia appropriato di questa roba di Tolkien, del Signore degli Anelli, queste cose qua. Tra l'altro ci sono altri libri meravigliosi per Natale, cioè questa roba delle lettere di Babbo Natale di Tolkien, che erano meravigliose, ma solo giusto la Meloni, che sta cercando di recuperare gli anelli da Gianbruno, cioè questa operazione che sto cercando. Ma soprattutto non dobbiamo dimenticarci, secondo me, di come si chiama quello che il Fratello d'Italia, quel meraviglioso personaggio fantastico. Intanto c'è la russa che è l'orco. Fa l'orco e quindi ci siamo, e poi c'è quell'altro con le orecchie un po' da elfo anche lui, che non so come si chiama, Donzelli, che è perfetto per fare l'elfo, quindi voglio dire, il gruppo è loro, anche se poi si può fare un'altra roba anche sul centro-sinistra, perché se andiamo a finire sul libro della giungla, cioè io ci metterei Landini quando dice si opero. Quello è l'Emilia, come Cercan, quindi c'è un sequel anche dalla parte della sinistra, quindi è tutto molto Fratelli d'Italia. Bene, Alessandro, ma noi abbiamo chiesto a te, se la nostra inviata nel passato, di spiegarci per quale ragione c'è questo rapporto. Io lo confesso, sono un tolkieniano, cioè ho letto Tolkien, tutti. Però appunto penso che Tolkien sia di tutti. L'hai letto perché invece così? A un certo L'hai letto così? Fin da ragazzo, mi è sempre appassionato, è una saga straordinaria, potrei parlare per delle ore, ma vi risparmierò tutto questo, e invece voglio capire per quale ragione a un certo punto una parte politica se n'è appropriata.
Allora, intanto, che anno siamo? Siamo lontani, perché siamo nel 1975, quindi almeno comincia. Io lo farei cominciare da qui e forse possiamo far vedere questo giornale che si chiama La Voce della Fogna, che era un mensile, eccolo qui, La Voce della Fogna, aprile del 1975, un mensile vicino al movimento sociale italiano, ed era diretto da Marco Tarchi, intellettuale appunto di quell'area, di quel partito, che oggi è un politologo importante dell'Università di Firenze, come tutti sanno. Allora, in questo numero c'era la prima recensione del Signore degli Anelli, che era stato pubblicato da Rusconi a Delphi, che aveva pubblicato il primo libro di Tolkien, L'Hobbit, aveva rifiutato, poi non gli era piaciuto più questo libro, e quindi questo autore, quindi non l'aveva pubblicato. Allora, la recensione dice: divora, tanto dice che è il libro più fantasmagorico che ci sia mai capitato fra le mani, superbo Tolkien, c'è scritto, divora, buttati, scoprirai che Gandalf non ha fatto la resistenza. E qui c'è già una prima appropriazione. E invece, e questo, come dire, anche se in realtà Il Signore degli Anelli e Tolkien era un autore che piaceva agli hippie americani, sì, non era un autore, però in Italia anche alla sinistra italiana non piaceva, al massimo arrivava al realismo magico, non a questo mondo, a questo fantasy, non era quella l'epoca. E invece la destra, che cercava, questo ancora dopo ci arriviamo, nel 77, ma la destra cercava una mitologia diversa da quella del fascismo, quindi cercava dei miti, un racconto diverso, anche perché erano gli anni 70, gli anni di piombo, in qualche modo invidiava anche un'effervescenza che c'era a sinistra, con esperienze tipo il Parco Lambro, dove c'erano un po' avanguardia, teatro, quindi esperimenti musica, quindi si inventano il campo Hobbit, questo, eccolo qui, e lo mettono proprio in questa competizione messa in evidenza, Lambro, Hobbit, ed erano dei campi... Ma c'è sempre il topo in tutte queste... C'è sempre. Carogne, tornate nelle foto. Lo dicevano, questo qui è il Parco Lambro invece, certo. Quindi, ma loro lo dicono esplicitamente, tanto che... dicono nel manifesto del campo Hobbit, poi l'invito era: che ne pensate di un Parco Lambro di segno opposto? Quindi c'era questa competizione di questo tipo, e dicono oggi gli ideatori, appunto come Tarchi, come Umberto Croppi, dicono allora era un'idea gramsciana, quindi per dire che guardavano sempre a sinistra, era un'idea gramsciana cercare un'egemonia culturale e comunque di contrastare quella della sinistra, quindi c'era, come dire, il tentativo di copiare il metodo della sinistra, e magari anche l'idea del Pantheon era un po' un tarlo. Poi in realtà ad Almirante Tolkien non piaceva, lui i campi Hobbit li avrebbe voluti chiamare in un altro modo, non era questo il suo mondo, ma comunque non c'entrava niente con il fantasy, no. E invece il Signore degli Anelli, finiscono questi campi Hobbit, ce n'è uno nell'80, ma insomma questo è a Montesarchio, a Benevento, ce n'è un ultimo mi sembra nell'80, salutato entusiasticamente in realtà da un articolo dell'Europeo che forse abbiamo, e da un giornalista di sinistra che era rimasto colpito da questi campi Hobbit, eccolo qui, come Duce vogliamo il Signore degli Anelli, vedi che repertori che abbiamo trovato. La droga la usavano anche a destra, non solo a sinistra. Il Signore degli Anelli diventa un po' il libro cuore, dice ancora Marcello Veneziani, diventa il libro cuore della destra, un abbecedario, anche Meloni, tutta la generazione di Meloni, dei giovani di destra e di Alleanza Nazionale, cresce, poi legge libro. Questi, gli piace tantissimo, e arriviamo a oggi con questa mitologia, che è un po' un ricordo di infanzia, e arriviamo agli Stati Generali della destra nel 2023, dove è... Questo intanto è Giorgia Meloni, che la vediamo con la Compagnia dell'Anello. Ragazzi. Arriviamo agli Stati Generali della destra, alla mostra per questi 50 anni, e però in realtà se noi guardiamo indietro a questa storia di Tolkien, a me sembra che questa mostra non celebri affatto il Tolkien, diciamo quello dei campi Hobbit, quello di Tarchi o di Croppi, ma celebra invece questa nostalgia per quel mondo di Tolkien, che però nel frattempo è diventato per niente minoritario, un successo anche commerciale enorme,
ormai è, come dire, un fenomeno di massa globale, la sinistra dice è di sinistra, non è di destra, c'è ma anche è di questo. Tutti, non è un grande scrittore, è un grande scrittore, è di tutti. In realtà quello però che sembra celebrare è qualcosa che è importante per Meloni, e cioè il fatto che dalle, diciamo, dalle cantine o dalle fogne sono a Palazzo Chigi, quindi questo sapore di celebrazione della leadership con un monumento pop di poter imporre, è un po', diciamo, di poter imporre questo, mi sembra che sia la chiave di questo. E quindi dopo tanto guardare alla cultura di sinistra, Gramsci, nominare Gramsci, eccetera, in realtà chi ha voluto fare questa mostra vuole far vedere soprattutto che l'anello del potere ce l'ha Giorgia Meloni, e chissà se poi, come dice buttare, la sorella, mi pare di no, che non lo voglia buttare nel fuoco. Che uno non va, non rischia la vita per prendere un tesoro per andare a buttarlo via. Anche perché da una parte c'è la Che Guevara, da quell'altra parte ci sono gli Hobbit, solo che uno era vero, gli altri sono finti. Eh sì, sono immaginari, purtroppo, perché sono meravigliosi. Tu, Vito, eri un lettore. Vedi che non vuoi il fantasy, Tolkien. La sinistra. No, non l'ho mai letto. Non sei un tolkieniano? No, piacciono. Non ti faccio più amico, no. Libri, però una cosa importante è dire di Tolkien, che era un grande cattolico, cioè che non penso proprio che lui possa essere contento, ammesso che veda e si occupi là dove si trova adesso delle cose terrestri, che deve essere contento di questa appropriazione, perché era un grande cattolico, un cattolico che credeva tantissimo in tutto quello che credono i cattolici, insomma. Quindi questa idea di un Tolkien di destra, poi soprattutto di una destra fascista, è quanto mai lontana dalla sua anima vera. Della sua storia. Era un antimodernista, ma potremmo parlarne per delle ore. Io ringrazio tantissimo Alessandra Sardoni, che stasera ha fatto straordinario proprio con noi. E vi dico che domani, caro Dario, in Argentina, come tu ben saprai, c'è il ballottaggio per le presidenziali, per decidere il nuovo presidente, tra il ministro dell'economia Sergio Massa, che incuota persone normali, diciamo, so come va a pensare, ma e l'economista populista ultraliberale, fantastico, Javier Milei, noto come il motosega. Cioè questo signore domani potrebbe diventare presidente dell'Argentina. Guardatelo come si presenta al pubblico italiano. Questo, no, scherzo, questo è vero, no, questo è vero. Vediamo, ecco il motosega. Beh, eccoci qua, e ci ha aggiunti Cecilia Sala, che vedevo già guardare queste immagini. Allora Cecilia, come dire, al peggio non c'è mai fine, tra un po' rimpiangeremo Trump se il confronto è questo. Beh, lui, Milei, è l'ennesima dimostrazione che, diciamo, nelle Americhe, nel Sud America, dopo Bolsonaro, la migliore... cioè quelli che assomigliano veramente di più a Trump sono in quel... Dopo Bolsonaro è sicuramente Milei, no? Orban è di estrema destra, ma ha un tutt'altro stile, cioè lui rispetto, ricordo bene, a un Trump. Usa il motosega perché se vinco le elezioni entrerò nella banca centrale. Lui vuole chiudere la banca centrale. Andando dentro con questa motosega. È un anarco-capitalista, vuole anche chiudere il sistema sanitario nazionale, vuole sostituire la scuola pubblica con i voucher. Questa è un po' la sua proposta, che è decisamente, diciamo, poco tradizionale anche per la storia peronista dell'Argentina rispetto a quella che è la proposta dell'altro candidato. Ma il populismo in Argentina, quello tradizionale, quello estremamente nuovo, originale e clamorosamente bizzarro di Milei si scontrano. Non è, diciamo, i punti di distanza sono pochi, quindi sarà un ballottaggio pieno di suspense. Quindi può diventare presidente, potrebbe diventare una macchietta, ecco, questo veramente può diventare. Non è una figura decorativa. Sembra quello di può diventare presidente. Sembra quello di non aprite quella porta. Ma domani qualcuno potrebbe aprirla, invece. La storia di questa però non si presenta come ecologista, mi sembra di capire, uno che arriva con la motosega e taglia tutto. No, detesta. Detesta gli amici. Odia gli alberi, odia quelle cose. Ecco, Dario, nei Malefici, che è il tuo nuovo libro, che è una fiaba dove i protagonisti sono i cattivi delle fiabe. Oh, ecco, eccoli qua. Ecco, Milei, chi potrebbe, quale parte potrebbe interpretare? Guarda, questi sono in realtà, mi hanno chiesto di scrivere questa roba che sono i cattivi delle favole come erano da bimbi. Cioè, questo piccolo passaggio, come erano, perché i bimbi cattivi non ci sono, però
qualche piccolo disturbo, se c'è qualche segnale. Certo, scusa, ricordo che in collaborazione con Manuel Renga e tavole illustrate, tra l'altro bellissime, da Mattia Simeoni. Mattia Simeoni con la produzione di Aida, sono bravissimi. Però credo che possa ricordare più forse il lupo cattivo che c'è anche nella favola, perché mi sembra abbastanza da foresta, da lupo, un per po'. Quelle, un po'. Ma c'è un po' di basettoni, un po' strano quell'uomo lì. In questo caso sono dei ragazzini che non sanno che stanno andando tutti in una seduta dal psicanalista, ancora non lo sanno. Stanno salendo su per un ascensore abbastanza un po' gotico, strano. Un bonus psicologo, loro ce l'hanno. Un bonus psicologo che c'è, se Dio vuole. E man mano che c'è un piano inesistente, come succede ormai da tante parti, tipo, non so, il quarto e mezzo, si apre una roba e trovano il bosco. Lì si scopre che uno di questi è il lupo, da bimbo. E scoprono che gli dicono, attenta al cappuccetto, che c'è il lupo. Dice, sì, non fate andare di là. Dice, perché c'è un altro lupo che la mangia? Dice, no, perché ho piantato le carote. Perché io ho un problema serio, sono un lupo vegano. È un lupo vegano. È un lupo vegano che si scopre ha questi già problemi che sono già alimentari, piccoli segnali che ci sono. E gli altri dicono, guarda, uno può mangiare quello che gli pare, basta che stai bene, che sei contento. C'è questo piccolo gruppo che quasi fa terapia, finché non si arriva, non so, a una che è sempre col selfie, una ragazzina sempre col selfie, ecco, sul telefono. Interrompo, no, perché io vorrei che tu mi parlassi, tu mi hai invitato apposta, tu devi sapere che il primo grande amore della mia vita, come certo, di tanti maschi, lo ha detto io. Woody Allen, Stefano, è stata la regina cattiva di Biancaneve, tanti Remindo. Maschi si sono innamorati, ecco, che fine hai fatto fare alla nostra regina? Beh, un po' Sant'Anché in realtà, no, scherzo, ma è... no, però... me la smitizzi. No, no, è chiaro, no, però è una ragazza. Quando sono bimbe è una ragazzina che sale con gli altri, dà un urlo terribile a un certo punto perché scopre che tutti dicono cosa è successo, dice non c'è segnale, che è l'incubo più grosso che hanno i bimbi adesso. Quindi il suo specchio in realtà, quindi in realtà i selfie sono lei, sono bella, si mette i filtri e Grimilde quando entra in questa stanza qua, il piano, si ferma un ascensore, un piano che non esiste ma che c'è, e vede tutti questi specchi, lei si arrabbia, tira questo, dice allora tu non mi vuoi dire la verità, e gli altri ragazzini, uno comincia anche a tacchinare, dice guarda che in realtà non sei brutta, sei anche caruccia, e comincia una storia. E ogni piano, ognuno in realtà si dà una risposta a quello che è, finché non arrivano tutti da questo povero analista che quel giorno lì è appena uscito un bimbo drago, gli ha bruciato tutto lo studio, gli ha detto andate a giocare che è lo stesso, e loro se ne vanno. Quindi. E mi ha praticamente raccontato tutto. Tutto il libro. Il libro. No, no, ci sono anche gli altri. No, nel senso... Gli altri, tutta la storia. E poi c'è il musical, perché è il primo libro tratto da un musical, al contrario. Ah, non è il musical? No, no, c'è un musical che è anche al Carcano, mi sembra, il 6 di dicembre. Quindi è un libro che se lo metti vicino all'orecchio... No, 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 è proprio uno spettacolo, è proprio un musical di gente brava, questi muffin che hanno fatto questo spettacolo, chiamando me, non sapevo... Sai quelle cose che facciamo io, Shakespeare, questa roba? Sì. Mi ha detto, vuoi fare la drammaturgia? Mi sono subito toccato, ho detto che roba è orribile. Shakespeare era impegnato. E c'era da fare, credo, sì. Stava male. E quindi abbiamo fatto questa roba e va nei teatri perché è una roba per ragazzi dai 5 anni in su e con grande successo, dicono. Ma si dice molto così. Facciamo un applauso a Dario. Ha alleggerito un po' il clima di questa serata, anche perché adesso invece, Cecilia, io da te questa sera non parliamo per una sera di Gaza, parliamo perché di questa cosa, vi siete resi conto, ci siamo dimenticati la guerra in Ucraina, cioè è incredibile, l'Ucraina ha cancellato il Covid e Gaza ha cancellato l'Ucraina, però continua a esistere e come in tutte le guerre succede un fenomeno da sempre nella storia umana, e quello cioè che a un certo punto gli eserciti che liberano, aprono le carceri per dire ai detenuti andate a combattere, andate a rischiare di morire perché se portate a casa la pelle poi vi lasceremo liberi, però il detenuto di cui tu ci parli stasera nella tua storia non è un detenuto qualsiasi. No, è l'uomo Khaji Kurbanov, che è stato condannato per l'omicidio della più famosa giornalista russa, Anna Politkovskaya. L'omicidio che segna anche un po' l'inizio di una nuova fase della percezione generale del putinismo. Nel 2006 le sparano mentre lei sta tornando a casa con le buste della spesa davanti all'ascensore. E quell'uomo, quello che è successo con la grazia che dà in Russia personalmente il presidente, quindi la grazia a Khaji Kurbanov è stata data da Vladimir Putin, lui non è l'esecutore materiale dell'omicidio, ma è in una posizione ancora più grave rispetto a quello che noi sappiamo della storia e delle motivazioni per cui è stata uccisa Anna Politkovskaya. Cioè era l'uomo di raccordo, era un ex agente che parlava sia con gli apparati di sicurezza sia con la criminalità organizzata russa. E Vera Politkovskaya, la figlia di Anna, anche lei è una giornalista che è rimasta in Russia e ha continuato a fare la giornalista dopo la morte di sua madre, che è scappata invece dalla Russia dopo che è cominciata la guerra in Ucraina, dicendo che è cambiato tutto, che ora veramente non si può più
dire niente e continuare a fare il proprio lavoro, ha sottolineato il paradosso. È una Russia, quella di oggi, in cui per le idee si va in galera per 25 anni e per aver ucciso Anna Politkovskaya, combattendo per un po' in Ucraina, si torna ad essere un uomo libero. C'è un problema per la Russia rispetto al fatto che sono state aperte le carceri per mandare gli uomini a combattere in Ucraina, i criminali, ce ne sono tanti famosi, c'è l'autore di uno dei più efferati femminicidi che sia mai stato compiuto in Russia, che è stato liberato perché ha combattuto in Ucraina anche lui, e si vede già nelle città e nei villaggi il tasso di criminalità aumentare, la violenza nelle strade, la violenza nelle case, nelle famiglie, sulle donne aumentare, perché gli ex stupratori, le persone che sono state condannate per omicidi, per rapina, per reati violenti e di sangue, secondo te, Cecilia, sono... Il fatto di liberare i detenuti è un segno di disperazione da parte di un segno regime, che oppure no? È un segno di disperazione per un esercito mancano evidentemente ricambi. Ed è il segno di qualcosa su cui Anna Politkovskaya ci aveva avvisati. È stata molto osannata in Occidente, ma poco capita fino alla guerra in Ucraina. Lei aveva denunciato i crimini della guerra in Cecenia e aveva raccontato in un libro di cui ho intervistato Vera Politkovskaya nell'anniversario della guerra in Ucraina. Abbiamo parlato di un libro di sua madre che era La Russia di Putin, appunto, in cui lei descrive l'esercito russo, dove i generali si vendono addirittura i carri armati, dove le truppe sono molto meno di quelle ufficialmente dichiarate, perché sì, sono truppe fantasma per rubarsi, perché i superiori si rubino gli stipendi. Racconta un esercito russo che è poi quello che noi pensavamo essere il secondo esercito più potente del mondo, e abbiamo scoperto essere un'altra cosa con questa guerra in Ucraina, quando abbiamo visto che, nonostante le previsioni fossero la caduta di Kiev in 48-72 ore, in realtà non è andata così. E Vera Politkovskaya mi aveva raccontato, e le avevo chiesto un po', Vera è la figlia, di Anna Politkovskaya, che cosa, quale fosse del lavoro di sua madre più famoso, quindi quello in Cecenia e sui crimini di guerra commessi in Cecenia, cosa le fosse rimasto impresso da bambina, non per forza da aspirante giornalista che vede una giornalista molto, molto affermata e brava a lavorare. E lei mi aveva raccontato che un giorno sua madre era tornata da una trasferta di lavoro in Cecenia con uno zaino pieno di ossa umane, che erano le ossa dei soldati russi che nessuno cercava e a cui nessuno voleva dare un nome, e lei lo aveva fatto per questo comitato di mamme russe disperate. La Russia, per tenere un po' più bassi i numeri delle perdite, non aveva intenzione di cercare questi soldati, di riconoscerli, e Vera chiese a sua madre, Anna Politkovskaya, perché, che cosa sono queste ossa, che cosa ci fai? E lei le rispose, se io ho le loro ossa non potranno continuare a far finta che non esistano. E poi alcune di quelle mamme hanno veramente scoperto, grazie a questa azione strana e macabra, cosa fosse successo ai loro figli. Grazie davvero. Grazie Cecilia, saluto Cecilia, ringrazio anche Stefano, e nel salutare sia Cecilia che Stefano, ricordiamo l'interpretazione dei sogni a teatro, e entriamo nel momento, sta per arrivare Roberto Vecchioni con un suo amico, ma noi lanciamo il momento, la notizia più bella della settimana in mezzo a tutte queste cose, la Sinnermania. Abbiamo Yannick Sinner domani in finale a Torino, se vince sarà il numero uno, non ancora tecnicamente il numero uno del mondo, ma avrà vinto il torneo fra i primi otto del mondo, cosa che un italiano non ha mai fatto nella storia del tennis, che è lo sport più praticato al mondo, quindi essere i numeri uno del tennis è una cosa di cui essere orgogliosi, e il nostro straordinario influencer Andrea Rizzo ci racconta la Sinnermania degli italiani. Grazie ancora Cecilia, seguitela su Cora, mi raccomando. E a Stefano Massini. Vai Andrea. Sinnermania. È questa una delle parole più utilizzate online nell'ultima settimana. Si riferisce a Yannick Sinner, il primo tennista italiano di sempre ad essersi qualificato alle semifinali delle ATP Finals, torneo in cui si sfidano i migliori 8 tennisti della stagione. I tifosi si sono accesi soprattutto mercoledì, giorno in cui Sinner ha battuto il numero 1 al mondo Novak Djokovic. Tra i tanti fan club, una menzione speciale va a loro, i Carota Boys, il cui video è spopolato sul web.
Sulle varie piattaforme, tra un complimento e l'altro, anche i commenti di qualche personaggio pubblico. E immancabili, ovviamente, i meme come questo. Ma chi si è fatto notare di più è stato Roberto Burioni, che sui suoi profili social ha riacceso una vecchia polemica sulla mancata vaccinazione di Djokovic, postando una foto del tennista serbo con un commento lapidario: prima dose. Insomma, questa è la prova che anche il tennis è in grado di generare sui social due tifoserie da stadio. Li facciamo vedere. Allora, Roberto ci aveva promesso che sarebbe tornato con un amico e vediamo se c'è. Roberto? Eccoci! Eccolo! Ecco. Chi c'è qua con me? Marino Bartoletti! Ehi là! Momento Carramba! Marino, ciao. Venite! Ciao, Marino. Allora, accomodatevi. Dai. Tra un attimo parliamo con Sinner, perché tra un attimo ci colleghiamo con Torino, proprio con loro, caro Dario. Con i Carota Boys. Fra un attimo, aspettateci lì. In alto parola. In altre parole, domani la finale Sinner Djokovic, ci ha raggiunto Marino Bartoletti. Pensate quanto poco è italiano Sinner. Se l'altro giorno avesse perso contro Rune, si qualificavano loro due e Djokovic restava fuori. Sì. Invece lui ha fatto la persona seria, ha vinto, certo, ha giocato alla grande e domani si ritrova Djokovic in finale e potrebbe anche perdere. Marino. Beh sì, devo dire che in tedesco non esiste la parola biscotto, forse, esatto, per questo che... È biscotto, esatto. Buffer. Buffer, esatto. Buffer, poteva essere. Un bel buffer. Devo fatto. Dire, io è già da 3 giorni che scrivo grazie a Sinner, anche un po' d'anche, piccolino anche d'anche, perché comunque non si può, come dire, ignorare la matrice culturale da cui proviene. Noi che abbiamo il sangue romagnolo non saremmo sopravvissuti al secondo set con Djokovic e forse neanche al secondo set oggi. Invece guarda che regalo ci ha fatto, sta diventando un enzima per lo sport italiano. È proprio così. Tu sei un Carota Boy? Questa è la domanda che ti... No, io sono un Piadina Boy, al massimo Piadina e Rucola Boy. Però. Piadina e Rucola. Ti voglio presentare loro, gli altri grandi protagonisti della settimana di Torino, ecco. I Carota Boys, i grandi fan di Jannik Sinner, eccoli là. Ciao ragazzi! Buonasera a tutti! Ci avete davvero regalato delle immagini di gioia e di felicità che questa settimana abbiamo avuto particolarmente bisogno. Intanto non so, con chi parlo di voi? Con quale Carota parlo? Già parlare con una Carota. Tutti, ci presentiamo un attimo. Abbiamo... Dite solo i nomi di battente. Alberto, Lorenzo, Enrico, Alessandro, Francesco. Magnifico, ciao a tutti. Siete piemontesi però, noto un po' dall'inflessione, sì? Tutti piemontesi, va bene. Sentite, da dove nasce il nome? Oltre che dai capelli di Jannik, da cosa nasce il nome Carota? Ma in realtà più che dai capelli, prima di tutto nasce quando qualche anno fa nel torneo ATP di Vienna lui mangiò una carota che voleva qualcosa da mangiare tra un game e l'altro, l'unica cosa disponibile era una carota. E la nostra idea parte da quello, non dal colore dei capelli, ma parte da quell'episodio lì. Ed è nato tutto quest'anno a maggio, quando Francesco ha avuto l'idea di pensare a questo outfit inedito per portare un po' di allegria appunto in questo mondo tennistico e fare il tifo per questa eccellenza italiana che è Jannik Sinner. Sì, ma voi siete tutte persone tra l'altro che lavorano, serie. Quello che mi risulta, no? Serie, sì. No. Quindi come trovate anche il tempo per seguirlo nei tornei? Ferie. Dite. Ma allora, ovviamente abbiamo tutti un lavoro, ognuno fa il suo per cercare di riuscire ad andare durante i tornei. Prendiamo ferie, c'è chi, infatti alcuni datori di lavoro si sono già lamentati con noi più di una volta dicendo ragazzi, allora non è che potete continuare, poi ovviamente il successo aiuta a permettere... Devo scegliere uno che perde. No, perché fino a qualche anno fa Jannik magari non arrivava fino alle... Adesso farà tutte finali, per cui sparite per intere... Cioè, ne andate a Wimbledon. Trovate un lavoro, cioè. Sentite, ma ecco, lui è... Voi siete Carota Boy, ma lui certamente non è un coniglio da questo punto di vista. È uno molto coraggioso e molto solido, come diceva Marino Bartoletti. Ecco, voi lo conoscete, immagino, ormai molto bene. Com'è nel rapporto con voi? Beh, chiaramente magari può sembrare un ragazzo magari timido, introverso,
Noi abbiamo avuto la fortuna, grazie anche alla Vazia che ci ha aiutato in questo percorso, a incontrarlo. E possiamo assicurarvi che è un ragazzo semplicissimo, all'occhio di tutti che è un ragazzo veramente umile, devoto al lavoro, e questo è evidente, però è veramente un ragazzo simpatico. Abbiamo avuto appunto la fortuna di incontrarlo e fare due scambi con lui. E cosa vi ha detto? Emozionante da un lato e divertentissimo dall'altro, perché è un ragazzo veramente simpatico. E ci racconta le barzellette, Sinner. Nel nostro gergo lo chiamiamo cazzone. Oh. Addirittura, oh. Ma non l'avremmo mai detto. Ma chissà. Ma c'è un Sinner. Il loro gergo, non il nostro. Non l'avevo mai sentito. Marino, una parola nuova. È carota? Vabbè, io li ammiro molto naturalmente per questa dedizione. Io ho visto certo. I Pirati di Pantani seguirlo dopo. Ah, vero. E devo dire che è molto bello sapere che esista questa forma di amorevole folklore anche per un tennista. Guardate che io credevo di morire prima, cioè pensavo che non credevo di morire prima, cioè non pensavo. Credevamo davvero. Sentite, domani l'ultima cosa che vi chiedo. Djokovic, insomma, è un uomo abituato, diciamo, a tutte le intemperie della vita e dello sport. Domani cosa avete preparato come accoglienza per questa finale? Vestitevi da cetrioli, per per sorprendere. Per sorprenderlo un po'. Lui. Cosa farete domani? Come tutta questa settimana, in generale, abbiamo cercato di invogliare le persone. Noi, il nostro obiettivo era di creare questa onda arancione all'interno del palazzetto. Appunto, l'arancione è il suo colore, ricorda la volpe, che è il suo logo, e ricorda questo episodio della carota. Il nostro obiettivo era di creare questa macchia, questa onda arancione all'interno del palazzetto. In questi giorni sembra che ci stiamo riuscendo, speriamo per la finale, visto che è un grande giorno di... Cioè, domani tutto lo stadio arancione. Le persone possibili. Sì. Però poi non vi riconosciamo più, se sono tutti arancioni non vi sembra l'Olanda. Nessuno va più a lavorare. In bocca al lupo per domani, non dico altro naturalmente. Bravi. E viva le Carote Boys, e viva Jannik Sinner. Allora, va bene anche alla vista, vedete la riga, carota. Marino. Allora, io ho la collezione, qui parliamo della saga di Tolkien, ma c'è una saga che come numero di pagine ha ormai raggiunto, quella di Tolkien, che è la saga degli dèi. Sì, sì. Io ho tutti i libri di Marino, alcuni anche in doppia copia, con doppia dedica, e quest'ultimo si intitola La partita degli dèi, perché è appunto il quarto capitolo di questa saga in cui tu immagini una cosa che in fondo, per quello che ha avuto tanto successo, perché immagina qualcosa che tutti sogniamo, cioè... che in paradiso, che da qualche parte i grandi campioni della nostra giovinezza, nello sport, nello spettacolo, nel cinema, si ritrovano o a parlare o a mangiare o in questo caso a giocare. La dico in breve, qui c'è una partita di calcio in paradiso organizzata da Enzo Ferrari, c'è anche Raffaella Carrà che fa parte del... tra una selezione di campioni che hanno giocato nella nostra Serie A e quella di calciatori che non hanno mai giocato in Italia, come Pelé, Cruyff, Puskas, Di Stefano. E a metterli insieme, sapete chi ci pensa? Insomma, io ogni volta che dico il suo nome mi viene il groppo, ci pensa Gianluca Vialli, perché anche lui naturalmente è lì in paradiso, vero? Allora, quasi mi dispiace. Quasi mi dispiace abbandonare l'argomento Sinner. Però anche qui si parla comunque di grandi campioni che hanno fatto la storia certamente del mondo del calcio, ma che hanno fornito esempi meravigliosi, molti anche nella sofferenza. Il libro è dedicato a Gianluca Vialli. Va da memoria a Gianluca, che ci ha insegnato la gentilezza anche nel giorno dell'addio. E passare da un campione gentile, come sicuramente Sinner, un campione meravigliosamente gentile come è stato Vialli, ci fa capire che anche il calcio ci può dare, ripeto, degli esempi importanti, fornire delle storie importanti. E quel bambino Marino che è dentro di me ha bussato dicendo: caspita, quanti ce ne sono in paradiso. Alla fine dello scorso anno se n'è andato Pelé, poi se n'è andato Sinisa e di lì a poco se n'è andato Gianluca. C'erano già Rossi, Scirea e tutti gli altri, Maradona, che possiamo immaginare. Quindi la mia mente un po' malata, ma anche un po' bambina, ha pensato che sarebbe stato bello fare disputare questa partita degli dèi che attraversa le generazioni, perché c'è un'azione in cui a un certo punto, e parlo al tuo cuore granata, Neroni passa la palla a Valentino Mazzola. Che è stato il sogno proibito di tutti noi tifosi. La passa a Maradona, che tira in porta, ma in porta c'è Yashin.
Oh, non sappiamo se para o no, però se tirava Meroni segnava però. No, ma anche Maradona, diciamo. La difesa è impostata quasi prevalentemente sull'Inter, che tu ricordi, caro Vecchione. Però sono 23 convocati da una parte e dall'altra. E c'è qualcuno della Roma, se no Cristiana si offende. C'è Di Bartolomei che parte nella... No, perché qui, ecco, dove che dobbiamo superare il problema di genere? Noi stiamo tutti parlando di calcio. L'unica persona autorevole a parlare di calcio, ma sapete chi è? È lei, che è una dirigente della Federazione. Che gioca a calcio. No, ma voglio dire, l'unica, noi stiamo qui a parlare. Cristiana è che deve insegnare a noi. Lui no. Io di fronte a Marino Bartoletti, però no. Devo dire che sono un'appassionata delle sue modalità raffinate. Ha parlato di eleganza, di gentilezza anche nel raccontare il mondo del calcio, che è vero, nei campioni come Luca Vialli sicuramente ha mostrato grande gentilezza, ma ultimamente mi permetto di dire che è uno sport che sta faticando molto rispetto ai modelli. Invece Sinner è un modello molto positivo, quindi è molto bello che, insomma, che dal mondo del tennis poi arrivino anche successi, perché il successo porta, accende le luci, come fu nel MotoGP con Valentino, e quindi racconta anche delle storie. Il ciclismo con Pantani, sai perché c'è Di Bartolomei? Sì, perché oltre che mettere facilmente i grandi campioni immaginabili, però ho messo anche quei ragazzi a cui la vita ha negato una carezza, per cui in questa formazione c'è Stefano Borgonovo, che è morto di SLA, e quando Gianluca lo va a trovare non sa cosa troverà, e trova una sedia a rotelle abbandonata e Borgonovo nella sua bellezza che parte come titolare. C'è Andrea Fortunato, che è morto a 23 anni di leucemia. C'è Giuliano Giuliani, il portiere del Napoli, che se n'è andato per AIDS, che è il terzo portiere, para anche un rigore, non voglio spoilerare nient'altro. E poi c'è Gigi Meroni. Gigi Meroni era più giovane di Mazzola. Mi fa piacere che applaudono anche più. Gigi Meroni era il più giovane di Mazzola, era coetaneo di Rivera, probabilmente sarebbe diventato il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, ma la falce gli impedì di continuare quella carriera che io molti modestamente cerco di riproporre. Grazie Marino, mi stai facendo piangere, poi vi citi Meroni. È il vero fantacalcio. È il vero fantacalcio. E poi non ti ho parlato di Gianni Minà, che si manifesta come Minangelo. Con questa immagine di Gianni, che ha la grande frustrazione che non ha con sé una telecamera, perché puoi immaginare non che può riprendere la partita, gli cade l'agenda e qualcuno vede che c'è anche il numero privato di Dio, certo, dopo Dalida e prima di Don Lurio. In ordine, e dice eravamo io. No? Dalida e Dio, eravamo io l'arcangelo Gabriele. Sì, Dio. Sì, parlavamo. Dio e Maradona, adesso con tutta la blasfemia che sto mettendo dentro a questa frase. Insomma. Ormai l'hai fatta, ormai è andata. L'ho detta, però andava detta perché Maradona. C'è qualche non maradoniano qui? Non lo so. Perché, scusa, perché non si può essere maradoniano? Io sono maradoniano. Anche io sono maradoniano. C'è qualche non maradoniano? Vorrei essere paradiso. Sì, assolutamente. No. Quando è arrivato ha detto, ma come sei già tu? Sei già arrivato, prima di me. Prima di Torino, vi riporto a Torino, vi porto alla Venaria Reale, perché anche lì c'è un passaggio segreto, e dove c'è un passaggio segreto c'è Jacopo Veneziani. Eccoci! Oggi sono alle porte di Torino, alla Reggia di Venaria, voluta a metà del 600 dal duca Carlo Emanuele II di Savoia come residenza per le battute di caccia, poi trasformatasi in un vero e proprio borgo. Il complesso della Venaria Reale, patrimonio UNESCO, si estende, pensate, per 950.000 metri quadri e al suo interno si nascondono numerosi passaggi segreti. Oggi ve ne mostrerò alcuni, ma prima un po' di bellezza. Punto di forza della Venaria Reale è la Galleria Grande, più grande della famosa Galleria degli Specchi di Versailles e pensata con una caratteristica eccezionale. Guardate, la luce filtra da entrambi i lati grazie a 44 finestre e a numerosi occhi, detti occhi di Juvarra dal nome dell'architetto che ha progettato questo capolavoro. Aperture che
viste dall'interno sono ovali, ma se le osservate da fuori, dall'esterno, sono rettangolari per mantenere l'armonia della facciata. Questa galleria fa parte dei progetti di rinnovamento voluti da Vittorio Amedeo II, primo re sabaudo. Curiosità, si dice che è per lui, nato gracile e incapace di digerire la mollica, che furono inventati i grissini. La Nutella per pucciarci lì dentro invece arriverà molto dopo. Ma ora seguitemi per un'altra chicca. La chicca è questa. Sopra la Galleria Grande corre un camminamento segreto sul quale possiamo addirittura passeggiare. Oggi è stato aperto appositamente per noi. Andiamo a vedere. Avete visto che posto? E forse tra queste travi si nasconde anche il fantasma di Vittorio Amedeo II di Savoia, che si dice sorvegli la venaria reale sul dorso del suo cavallo bianco, allontanando chi non rispetta la reggia. Addirittura c'è chi dice di aver sentito rumore di zoccoli. Ah, ma tutte leggende, io non ci credo. Mi sentite? Sono nella stanza da letto della duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia. Ma dove? Eccomi, ero dietro questa tenda, passaggio segreto che nasconde le scale che portano agli ambienti della servitù, usate dai vari camerieri per muoversi con discrezione e soddisfare i desideri della duchessa, donna di un certo carattere. Pensate che proprio qui alla venaria fu al centro di uno scandalo, sorprese il marito Carlo Emanuele con l'amante, la marchesa di Cavour. First reaction, shock. Poi però si ricompose e si vendicò, avendo a sua volta numerosi amanti. E ora la sorpresa finale. Sono alla fontana dell'Ercole Colosso, che grazie a un sapiente lavoro di restauro, era stata demolita e interrata, è tornata ai fasti di un tempo. Questa è la statua originale di Ercole che sconfigge il mostro dell'Idra, metafora dell'eroe buono che vince il male. La fontana è un'opera monumentale, un vero teatro d'acqua che nasconde uno dei più curiosi passaggi segreti che io abbia mai visto. Cosa si nasconde dietro questa grata? Guardate. Ecco l'antro del fontaniere. Da questo spioncino il fontaniere osservava i frequentatori della reggia e azionava, manovrava i getti, gli zampilli della fontana per sorprenderli con scherzi d'acqua e spruzzi irriverenti. I visitatori ne venivano divertiti anche perché i fori degli spruzzi non erano visibili ma sapientemente mimetizzati con le decorazioni della fontana. E ora che ve ne ho mostrato i segreti, non vi resta che venire a vedere queste meraviglie di persona. E ricordate di essere rispettosi, altrimenti Vittorio Amedeo II si arrabbia. Tu lo sapevi? No, lui è torinese. No, dicevo che praticamente è quello che noi chiamiamo gavettoni, praticamente. Sì, sì. Quello che dici. Praticamente sì. Scherzi d'acqua, quelle cose che facevano i gavettoni. Allora, tenetevi forte perché ora lancio la sigla di Promossi e Bocciati. E cominciamo. Con Morgan, X Factor, c'è stato la polemica con Fedez, perché ve la faccio breve, ha dato del depresso a Fedez e poi ha fatto un video per scusarsi, ricordando anche che la parola depressione all'epoca in cui lui ha avuto il papà che si è suicidato, l'ha raccontato lui, e quindi dice lungi da me la voglia di provocare Fedez, però è stato più forte di lui, solite polemiche sui social, ecco mi rivolgo
rivolgo a Marino e Roberto. Che ne pensate? Ma lui, ti dico subito, questo uomo che state vedendo, e io lo conosco benissimo, forse è uno dei più grandi musicisti italiani. Lui ha una competenza straordinaria in canzone popolare, in jazz, in musica sinfonica. È straordinario, è così straordinario che non riesce mai a fare cose usuali e non riesce mai a essere popolare da questo punto di vista, perché è troppo su, è troppo oltre e troppo davanti. Purtroppo ha lo stesso carattere della sua capacità musicale, cioè è troppo oltre. E a volte questo carattere c'è sopra i toni. Io ho conosciuto Morgan, anzi Marco. 25 anni fa, ed era una persona deliziosa, amabile e rispettosa. Poi non so cosa sia accaduto. Forse ha ragione quel grande filosofo dell'ultimo secolo, Carletto Mazzone, quando dice che ha l'abitudine... Io ogni volta che nomini un personaggio del calcio il pubblico applaude. È sempre Mazzone, Mazzone. La gara. Se dico Totti. Carletto Mazzone arriva anche Totti, state lì un attimo, arriva anche Totti. Carletto Mazzone, che ha sempre detto: delle volte va in giro mio fratello al posto mio, vi ricordate? Sì, abbiamo visto un paio di occasioni. Io temo che Morgan mandi in giro suo fratello. D'altra parte tu stesso, Massimo, sei testimone di una serata meravigliosa, quella con cui abbiamo omaggiato questo signore qui, il compleanno di per un'età che non vale la pena lamentare, tanto non la dimostra. Quella sera c'era il fratello buono di Morgan. Che ha fatto un bellissimo discorso. Che ha fatto una cosa bellissima, sia parlata che cantata. Ecco, io vorrei che quel fratello si esibisse di più di quanto non faccia il fratello cattivo. Stasera quale fratello promuoviamo o bocciamo? No, lui, per quello che è successo, purtroppo è bocciato. Il prof ha detto bocciato. Il prof boccia. Purtroppo. Il prof boccia. Ma? Settembre, lo rimandiamo a settembre. Ma... È insondabile, nel senso che io gliel'ho detto mille volte: tu sei un genio, tira fuori solo la genialità, e non lo sporco della genialità. La genialità e lui mi ha detto: no Roberto, io sono così, non dirmelo più. Però, e io invece Roberto, te lo dico ancora. Se permetti, lo dico. C'è qualcuno che specula sulle sue fragilità e se lo inviti in una certa trasmissione e lo assembli in un certo contesto, sai perfettamente che va a finire così. Sì, chiama TV. Chi è il vero colpevole? Si chiama televisione, si chiama format. Format. Marino, anche tu sei d'accordo sul giudizio di Roberto? Io propendo, anche se non mi appassiona né l'uno né l'altro personaggio coinvolto in questa cosa, però io, che frequento il paradiso, propendo per l'indulgenza. Per l'indulgenza. Marino manda in paradiso addirittura Morgan. Paradiso Dario, no. Ora ti voglio. Allora, all'esame della patente, una delle notizie più divertenti della settimana, un candidato smascherato dai poliziotti in borghese, io non sapevo che ci fossero i poliziotti in borghese, neanch'io, ha ingoiato l'auricolare da cui si stava facendo suggerire le risposte al quiz. Qui abbiamo un primo piano. Questo è promosso subito. Roberto deve averne visti a centinaia. Promosso. Questo è un grande. L'hanno preso mentre si faceva dire le risposte all'auricolare. Gli ha detto: c'è l'auricolare? Ha detto: no, l'ha mangiato. Cioè, questa è la cosa geniale che l'ha fatta. Veramente straordinario. E l'hanno trovato. Quindi a volte c'è l'intelligenza artificiale, a volte c'è la stupidità naturale che viene avanti, che avanza. Però io ho provato a fare la stessa cosa all'esame in terza media, cercando di mangiare una radio a valvole. E quello è diciamo. L'ho mangiato due pezzi, poi mi ha provato anche a me, mi ha ricoverato. Però io l'ho promosso. Poi è così carina questa lastra con dentro. Una lastra. Non imitatelo, non dico. Non lo faccio. Perché c'è l'ipocondria, quella lastra è sacra. E ora contenetevi, pubblico romano presente, conte e romanista, perché parliamo dell'abbraccio della settimana. Scambiatevi un segno di pace, si dice così, dico bene. E dopo oltre 6 anni di silenzio, al Bambin Gesù di Roma, quale luogo migliore per fare, solo questo. Spalletti e Totti si sono abbracciati, ricordate, vediamo. Che bello. Voglio vedere. Bella. Buonasera. Dalla parte in fuori si fa più staccati. Sono staccati però, eh. Staccati. Un po' staccati, eh. Ecco, allora,
Cristiana, insomma, tu sei tottiana, romanista, è un abbraccio sincero o no? O è più sincera questa fotografia? Beh, questo sicuramente è sincero, l'abbiamo visto, l'abbiamo vissuto tutti. Poi dopo anni, secondo me, le cose si capiscono, si metabolizzano, va bene così, nel senso che poi nella storia di Francesco Totti, secondo me, questo epilogo anche un po', tra virgolette, di dissenso con la conduzione di Spalletti, con il suo ultimo allenatore, quindi questa difesa della curva, è nella storia di quest'uomo così amato, di questo calciatore, di questo eroe. Quindi devo dire che forse Spalletti in qualche modo è stato anche funzionale a questo addio così Serviva distruttivo. La parte del cattivo della storia, sì, e Spalletti l'ha veramente interpretato bene questo personaggio. Però questo abbraccio è... Il tempo ripara tutto. Io quasi tutto. Quasi tutto. Per me tutto. No, io e mia suocera non ci toccherò. dopo il paragone tra Spalletti e la suocera di Dario, ecco, è possibile perdonare dopo essersene detti anche di colori? Mi hai chiesto se è possibile perdonare. Sì, il teologo. Sincero questo abbraccio. Ma su questo abbraccio di preciso io non lo so se è sincero o no. Ho visto parecchia gente, ho visto un certo distacco, ho visto un po' di recitazione. Non vi ha l'idea. Probabilmente se dovessero incontrarsi in privato, è lì da vedere se l'abbraccio o anche semplicemente la stretta di mano. Si baciano. La stretta di mano, guardarsi negli occhi, insomma, non lo so. Poi se mi chiedi se è possibile il perdono, ovviamente sì per qualcuno, ovviamente no per qualcun altro, c'è gente che non riesce a perdonare, che non vuole perdonare. Per quanto mi riguarda, io penso che la cosa veramente importante è l'oblio. Cioè, puoi anche non perdonare, ma se continui a tenere il rancore, l'ira repressa dentro, stai male. Quindi non si tratta tanto di perdonare l'altro, si tratta di fare del bene a se stessi. Basta reflusso. Sì. È così, però, è vero. Sì, si tratta di fare del bene a se stessi e quindi lasciar cadere questo astio, questo malessere, perché il malessere verso un altro è inevitabilmente anche un malessere verso se stessi. Dove li mandiamo? Questo abbraccio lo promuoviamo o lo bocciamo? Lo promuoviamo perché è stato anche molto ben costruito, ecco, devo dire, diciamo, è stato molto ben costruito, quindi lo promuoviamo. Però devo dire che secondo me il Totti, forse, una parolina al mister dicendogli però quella partita me la potevi far giocare, secondo me potrebbe averlo detto, perché comunque, insomma, non l'ultimo... Poi le ultime partite non giocate, insomma. Li promuovi anche tu, sei d'accordo? Promuoviamo? No, lui non l'ho promosso, ha detto che era un po' fatto. Alla fine c'è un grande entusiasmo da parlare. No, non lo vedo entusiasta. E adesso, va bene, non potevamo pretendere. Comunque è già meraviglioso questo programma, lasciatemelo dire. La meraviglia di avere Vito Mancuso che commenta il braccio di Totti e Spalletti. Con me a fianco. Ma non è ancora, il peggio non l'abbiamo ancora raggiunto, caro Vito, che adesso ti... No, uno dei momenti, appuntamenti fissi nostri, meravigliosi, lo dico per chi non lo sapesse, noi stiamo seguendo il ritorno in Italia del professor Gianluca Grimaldi, ricordiamo, ricercatore scientifico che lavorava in Papua Nuova Guinea, doveva rientrare, finito il suo lavoro, doveva tornare in Europa, ma non si è rifiutato di prendere l'aereo per non inquinare, la sua azienda lo ha licenziato e lui ha cominciato il suo lento, lungo viaggio di ritorno. Oggi non si può collegare in diretta con noi perché è in pieno spostamento, ma prima di imbarcarsi sentiremo per dove e per quanto, ci ha mandato questa clip il professor Grimaldi. Ciao a tutti, mi trovo a Giacarta, sta per piovere. Dall'ultima volta che ci siamo sentiti ho percorso solo 800 km in treno e il motivo è che c'è solo un traghetto che porta da Giacarta a Singapore, quindi praticamente mi sono ritrovato a dover aspettare 7 giorni. Mi sono concesso qualche visita turistica. Quando ascolterete questo messaggio sarò nella parte finale di un viaggio in pullman di 60 ore. E da lì poi prenderò la parte finale del traghetto per arrivare a Singapore. Ho scoperto che la zona della Birmania che pensavo di attraversare per sconfinare in India è tornata ad essere teatro di conflitto, di scontri tra
le truppe lealiste ad Aung San Suu Kyi e l'esercito attualmente al potere, quindi questo vorrà dire che dovrò rispolverare il piano iniziale di viaggiare, praticamente di fare un lungo viaggio attraverso la Cina, che allungherà tutto il viaggio di probabilmente un 3.000 km e poi da lì entrare in Pakistan. Come sempre, tenete le dita incrociate per me, grazie. Ha preso un allungatore. Però dire, mettetevi nei panni del datore di lavoro, che quando questo arriva è già pensionabile, cioè arriva per prendere la cosa, fa la cena, l'ha già licenziato, perché sì, non arriva mai. Sei un uomo senza cuore, uomo senza cuore, vabbè. L'ha licenziato, quindi... L'ha licenziato, certo, ci credo, Allora, è la nostra buonanotte di questa sera. La prima casa di miele è stata la spazzatura. È lì che l'ha buttato suo padre, come se fosse stato un rifiuto organico. Ha aspettato che uscisse dalla pancia di sua madre in un mini appartamento della provincia di Ragusa. Lo ha infilato in un sacchetto della spesa con il cordone ombelicale ancora attaccato alla pancia e l'ha mollato in mezzo alla strada, davanti alla sua macelleria. Il termometro segnava 6 gradi. Miele ha strillato con la voce potente di un neonato e quando un commerciante è corso fuori dal negozio per capire il perché di quel pianto, il padre di Miele lo ha ripreso in braccio, come se stesse passando di lì per caso, e ha detto stupito: guardate, c'è un bambino, qualcuno deve averlo abbandonato. I carabinieri ci hanno messo poco a capire che quel qualcuno era lui. Hanno preso Miele e, d'accordo col tribunale, lo hanno affidato a una coppia che gli ha dato cibo, vestiti, sicurezza, ma soprattutto il calore di una famiglia. Sarebbe una storia cominciata male e finita bene se non fosse che la mamma di Miele, quella biologica, si è rivolta a un giudice per riavere indietro il piccolo. Ha detto che il suo compagno, condannato per abbandono di minore, le aveva mentito, assicurandole che avrebbe portato il bambino in ospedale per consegnarlo ai dottori. Insomma, lei non sapeva la storia della spazzatura, circostanza che avrebbe scoperto soltanto da un post su Facebook. Ecco, un po' come se il punto fosse l'inganno presunto subito da lei e non invece la violenza certa, quella dell'abbandono, subita da Miele. È cominciata così una battaglia di ricorsi, di giudici, di carte bollate, di minacce. Finalmente è arrivata una sentenza. Il tribunale di Catania ha stabilito che il piccolo deve essere ricondotto dalla madre naturale, se serve anche con l'uso della forza pubblica. Avete capito bene, proprio hanno usato queste parole: anche con l'uso della forza pubblica. Quasi si dovesse strappare Miele a due rapitori anziché ai suoi salvatori, e diciamolo pure ai suoi genitori. I genitori preadottivi di Miele hanno lanciato una petizione su change.org per fermare la macchina implacabile che entro il 28 dicembre porterà via loro figlio. In pochi giorni hanno raccolto 25.000 firme. Miele ha 3 anni, è appena un po' più piccolo di mio figlio, e non riesco a immaginare lo strazio in cui può vivere un bambino allontanato dall'ambiente in cui è cresciuto felice, diviso dalla madre e dal padre che lo hanno protetto. Di chi sono i figli? Questa storia ci fa fare questa domanda, no? Di chi li fa o di chi li cresce? Di chi li rivendica tardivamente o di chi li raccoglie? Di chi, a giudizio per abbandono, come in questo momento è la madre naturale di Miele, li può anche usare come strumento processuale, o di chi ha cambiato la propria vita per garantire quella di questo bambino? Partorire un figlio certamente non è poco, ma di certo non è abbastanza. E lo Stato non può, secondo me, e non deve abbandonare Miele per la seconda volta, strappandolo a chi lo ama, per ributtarlo in un mondo sconosciuto e instabile che lo ha già tradito. Ora, io so, potrebbe anche essere, no? Che la madre sia in buona fede, è un'ipotesi che dobbiamo considerare. E poiché giustamente, no? Io credo, dobbiamo prendere in considerazione questa possibilità, ci dobbiamo chiedere, e quindi in questo caso, ebbene io credo, mi prendo la responsabilità della mia opinione, che anche in questo caso l'interesse che si deve valutare per primo sia quello del bambino, e in questo momento, almeno adesso, in questo momento, l'interesse del bambino è diverso da quello della madre biologica. Buonanotte. Anzi no, buonanotte, ci vediamo fra poco, che buonanotte, a fra poco. I bimbi sono di chi li cova, no? No.
E rieccoci ancora qua. Allora, adesso una esclusiva, dopo di noi, un'esclusiva della 7, un altro domani, docufiction di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi sulla violenza di genere, in una giornata come oggi. È un'iniziativa, direi, doverosa e importante. Domani, invece, qualche consiglio per domani, oltre a vedere Sinner, naturalmente, potete iniziare a leggere un capitolo di questi tre libri. Non ti manchi mai la gioia di Vito Mancuso. I malefici che sono cattivi, di Dario Vergassola, e La partita degli dèi di Marino Bartoletti. Oppure, come faremo io e Cristiana, potete passare il pomeriggio a guardare questa foto presa dal cellulare di Marino Bartoletti, la foto che immortala Roberto Vecchioni nel 1993 alla prima puntata di Quelli che è il calcio. Un'immagine che ormai nella storia e nella leggenda. Poi alla sera, invece, dalle 20.35 ci siamo noi, in altre parole, con Monsignor Gianfranco Ravasi. Buonanotte, grande, fate bei sogni. Anche Ravasi.